Bene, iniziamo quest'ultima lezione. Oggi parleremo di complessità computazionale. Allora, partiamo un po' dalle foundation di cos'è, definizioni e quant'altro. Allora, in complessità computazionale, l'oggetto che ci interessa sono i problemi di decisione. Ok? Cos'è un problema di decisione? Un problema di decisione è una coppia, come chiamo gli insiemi? Chiamiamo l'insieme dei possibili input, chiamerò I maiuscolo. E una funzione Q. Quindi abbiamo un insieme I e una funzione Q. Come è fatta questa funzione I? Questo insieme I? I è un sottoinsieme fondamentalmente di N. Però generalmente invece di indicarlo così, n, in complessità computazionale, vogliamo dare un'altra codifica di n, ok? E in particolare vogliamo dire che il nostro input, che comunque sarà un numero, in realtà è un qualche sottoinsieme di tutte le possibili stringhe binarie. E quindi generalmente non lo troviamo come sottoinsieme di n, ma lo troviamo come sottoinsieme di 0, 1 star. 0, 1 star sono tutte quante le stringhe binarie di 0, 1 di qualunque lunghezza, e quindi l'input del nostro problema sarà definito come un sottoinsieme di tutte le possibili stringhe binarie. Ovviamente notare che se ignoriamo i leading zero c'è una corrispondenza biunivoca tra stringhe binarie e numeri naturali, perché semplicemente la stringa binaria sarà l'encoding in base 2 del numero naturale. Quindi in particolare hanno entrambi cardinalità Aleph 0. Q cos'è invece? Q è una funzione che va da I a 0,1. Che è quella che viene chiamata la funzione oracolo. In particolare è una funzione che ci dice per ogni input del problema se la risposta deve essere 0 o 1. Quindi un problema di decisione è definito da un set di possibili input che può avere quel problema e una funzione oracolo che ci dice per ogni input possibile di quel problema se la risposta è sì o no, 0 o 1. Si chiama problemi di decisione perché devo decidere qualcosa, devo decidere se qualcosa è sì o no. Ok? Bene. Cos'è una soluzione per un problema di decisione? Cos'è un algoritmo che risolve un problema di decisione? Sarà una qualche funzione f che va sempre da i a 0,1 e per ogni possibile valore di i dà la stessa risposta di q. Quindi questa è la definizione di questa coppia definisce un problema di decisione. Un algoritmo A, ok, un algoritmo A è una qualche funzione che va sempre da i a 0,1 e vogliamo, per essere corretto questo algoritmo, per essere un algoritmo che risolve il problema definito dalla coppia IQ, il nostro algoritmo A, vogliamo che per ogni come chiamo l'elemento di i? Perché il piccolo è brutto.
per ogni V in I, vogliamo che A di B sia uguale a Q di V. E questa è la definizione di algoritmo che risolve il problema IQ. Ok? Bene. Quello di cui vorremmo parlare è quanto tempo ci mette a risolvere il problema IQ. Ok? Però, come vi avevo accennato, non possiamo farlo in termini assolutistici, non è che possiamo dire ah, se ci mette 20, anche perché sotto quale modello ci mette 20, e poi tra l'altro è irragionevole che ci metta 20 ci metta 20 se i sono 5-6 bit o se i sono 1 milione di bit. Il tempo sarà tendenzialmente proporzionale. E allora, quello che si fa è che si cerca di stimare quanto ci mette l'algoritmo A a risolvere il problema P in funzione della cardinalità di I. Ok? Cioè, della cardinalità, no, non di I perché io ho un insieme di possibili input, della cardinalità dell'elemento V che l'algoritmo A sta risolvendo in quell'istanza. Quindi, essendo che adesso abbiamo in questo sistema formale che l'input è proprio una sequenza di bit, c'è una metrica molto naturale per valutare la dimensione dell'input che è sempre consistente ed è sempre quella, che è proprio il numero di bit. Ok? Quindi n sarà la dimensione dell'input, sarà la dimensione dell'input proprio contata come il numero di bit. E quindi la complessità computazionale di un algoritmo A sarà sempre un qualche TA di n, dove n è il numero di bit dell'input. Questo un po' è, come posso dire, dissonante rispetto a quello che abbiamo fatto finora, perché quando abbiamo analizzato la complessità in tempo, noi abbiamo detto, guarda, le somme, i max, i cosi, li consideriamo che li possiamo fare in tempo costante, non grande di 1. In realtà questo modello, che è un po' più, se vogliamo, preciso, ci dice una storia diversa. Perché se noi abbiamo un numero piccolo, se devo fare la somma fra due numeri, io non è che posso dire magicamente, ah sì, sommami due numeri. L'operazione base che posso fare è, anche facendo la mano, è che magari sommo due cifre binarie. Però se ne ho 20 di cifre binarie, magari devo fare 20 operazioni. Se ne ho 1 milione, devo fare 1 milione. E quindi qua, se io voglio sommare due numeri, non ci metto più tempo costante, ci metterò tempo lineare, il numero di bit. Che comunque non è tanto, perché il numero di bit cresce logaritmicamente rispetto al numero. Quindi comunque non è tanto. Però compaiono questi fattori logaritmici sulle operazioni che facciamo. Infatti, diciamo, questo è il modello base. Invece, il modello che di solito si usa quando si parla di complessità è quello che si chiama il modello Word, cioè che io assumo che i miei numeri posso fare operazioni non grandi di 1. In realtà, vedremo che ai fini della complessità computazionale questi modelli sono equivalenti, non danno risposte diverse, che è il motivo per cui quando poi uno analizza la complessità di un algoritmo usa il modello Word, perché è più facile. Ci si perde tutti quanti i fattori logaritmici. Ok, ma come è definito TDA di N? Beh,
T-ADN è definito come: prendo un mio modello di macchina, ok? E generalmente, in realtà non posso prendere un qualunque modello di macchina, ma devo prendere un modello di macchina chiamato Turing equivalente. Magari facciamo un piccolo decorso su cos'è la macchina di Turing, almeno così si capisce meglio. Però diciamo che non tutte le macchine sono create uguali, non tutti i processi esecutivi sono creati uguali. C'è una serie di macchine, macchine astratte ovviamente, che si chiamano Turing equivalente o Turing complete, che è dimostrato che possono fare tutte le operazioni possibili che qualunque macchina possa fare. Ok? Diciamo che sono le macchine di massima potenza che possono esistere. E quando voglio analizzare la complessità computazionale, voglio usare una di queste macchine perché diciamo che sono le Rolls Royce delle macchine esecutrici astratte per quanto riguarda la complessità computazionale. Quindi, modulo il fatto che ancora non sappiamo cos'è una macchina di Turing, però ci arriviamo. Come è definito TADN? TADN è definito come: su tutti quanti i possibili input, perché allora intanto A, notare, A è legato a un certo QI, perché A è un algoritmo che risolve un problema QI, ok? Quindi quando parliamo di A sappiamo anche il Q e l'I, che è legato a quell'A, perché A è quello che risolve un QI. Quindi di tutti quanti i possibili input che hanno dimensione minore o uguale a n, qual è quello per cui A fa il numero massimo di step? Questa è la definizione di TADN. Il tempo della complessità computazionale di un algoritmo è definito come: prendi tutti quanti i possibili input che hanno cardinalità minore o uguale a n, quindi che sono al massimo n bit, prova a eseguire il tuo A su tutti questi input qua, fra tutti questi prendi quello che massimizza il numero di step che ci ha messo A per risolvere il problema. Questa è la complessità di A. Prendi il massimo? Prendi quello che massimizza il numero di step che ci mette A. Ovviamente il numero di step è definito rispetto alla macchina che esegue A, quindi nel caso della macchina di Turing il numero massimo di quelle che saranno le transizioni di stato di una macchina di Turing. Ok? Che occorrono per risolvere l'algoritmo, cioè per far girare l'algoritmo? Cioè il fatto che allora l'algoritmo è un qualche cosa che viene eseguita e alla fine ti sputa fuori 0-1. Ok? E lo esegui su una macchina, ad esempio la macchina di Turing. Bene, tu immagina di prendere tutti quanti gli input possibili che hanno cardinalità minore uguale a n, che quindi hanno al più n bit, tutti gli input di al più n bit validi, perché ovviamente non tutte le sequenze sono valide. Bene, provi a eseguire l'algoritmo su tutti questi qua. Per ogni esecuzione avrai il numero di step che ha fatto questo algoritmo. La complessità computazionale è il massimo tra tutti questi numeri di step. Ovviamente, specularmente, la memoria, l'analisi della complessità computazionale di memoria dell'algoritmo è la stessa definizione, ma è la memoria massima utilizzata per tutte le esecuzioni. Quindi io avrò sempre la mia macchina di Turing. La macchina di Turing ha una cosa che si chiama un nastro, che è la memoria. Il nastro è formato da bit, il numero massimo di bit che ho usato di sto nastro è la complessità computazionale di memoria. Se volete posso provare a scrivere sta roba formalmente, però credo di essermi spiegato abbastanza bene. Però sarebbe il max per tutti gli input V appartenente a I, tali che cardinalità di V è minore o uguale a N,
di numero di step che, la, che l'algoritmo ha, che l'algoritmo A ci mette per risolvere l'istanza B. Questo è il formalese. Il fatto che mi manca ancora un termine per dire numero di step che esegue, perché mi serve la macchina di Turing. Ok, queste sono un po' di definizioni base. Visto che l'ho accennata 20 volte, mi sa che conviene che vi dico cos'è una macchina di Turing. Allora, vi potete immaginare una macchina di Turing come una macchinetta che una macchinetta che fa la seguente cosa. Noi abbiamo la nostra macchina di Turing tipo qui, ok? E sotto la macchina di Turing abbiamo un nastro infinito di bit. Quindi in ogni cella di questo nastro c'è un bit, ok? Inizialmente tutti quanti i bit sono a 0, ma diciamo dalla posizione 0, notare che il nastro è infinito in entrambe le direzioni, quindi ci sarà un centro che diamo la posizione 0, poi vanno in negativo da una parte e in positivo dall'altra. Sono tutti a 0, tranne dalla posizione 0 fino a quanto serve, che, dove c'è invece scritto l'input del problema. Quindi magari da qua c'è scritto, non so, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Poi ovviamente da una certa finisce l'input e va a 0 per sempre, verso di là. E invece di qua è già tutto quanto 0. Ok? Quindi ci sarà una qualche porzione che sarà l'input, ok, del problema. E poi invece tutto a destra e tutto a sinistra sono zeri. Questa macchina di Turing ha una testina e l'unico bit del nastro che può vedere in qualunque istante è quello subito sotto. Ok? Al suo interno la macchina di Turing ha una cosa che si chiama uno stato e un diagramma di transizione di stati. In particolare ci sarà un qualche stato iniziale e quello che può fare la macchina di Turing è che rispetto allo stato iniziale, in base a all'input che vede, in base al bit che vede, in base a, al bit del nastro che vede, può muoversi in un altro stato. Quindi ad esempio lo stato iniziale è S, ci potrebbero essere due stati, lo stato A e lo stato B, e dici guarda, se sto leggendo un 1 vai nello stato A e sto leggendo uno 0 vai nello stato B. E poi ancora magari se sono in B, se leggo uno 0 vado in A e se leggo un 1 vado in C. Ok? Quindi la macchina di Turing ha questo sistema di stati dove decido a che stato andare in base a cosa sta leggendo la mia testina. In realtà le transizioni definiscono anche un'altra cosa. Oltre a dove andare, io posso fare anche un'ulteriore operazione, cioè devo fare un'ulteriore operazione, che posso spostare il nastro a destra di 1 o posso spostare il nastro a sinistra di 1 o posso lasciare il nastro nella posizione, ma in realtà se lo lascio nella posizione è inutile, quindi posso levare quello stato perché tanto non è che mi cambia. E quindi oltre a dire se è 0 vai qui, devo anche dire spostami il nastro a destra o sinistra, quindi una mossa L o una mossa R. Ad esempio magari qua voglio spostare a destra, magari qua lo sposto a destra anche qui, ma magari qua lo sposto a sinistra e qua lo sposto a destra. Ok? Ci manca solo un piccolo elemento.
Gli stati possono essere semplici o finali. Perché se io faccio come posso dire, un grafo, perché questo alla fine esce fuori un grafo di questo tipo, che si chiamano fortemente connessi, che è l'unica componente fortemente connessa, questo mio processo non terminerà mai, perché continua ad andare avanti e indietro, fare dei giri e non termina mai. In realtà uno stato può essere cosiddetto finale, diciamo, si fa col doppio cerchietto, e gli stati finali possono essere stati finali di 0 o stati finali di 1. Quindi cosa sta dicendo? Quando entri in quello stato, la macchina termina e sputa fuori 0 o 1. Ok? E non è finita, e c'è un'ultima cosa che la macchina può fare, e devo ordinarle un po' meglio perché sennò non riesco a scrivere tutto quanto. Quindi questa è la 0R, 0R, 1R, questo facciamo anche uno stato finale 0, no, questo era 0L, 1R, ok. In realtà sulle transizioni c'è una, ci sono, le transizioni sono triple, perché sono il bit che ha letto dove vuoi che shifti il nastro, e la macchina di Turing ha la facoltà di sovrascrivere il bit che ha appena letto. Quindi può dire: guarda, qua ho letto 1, mi vorrò spostare a destra, sul bit che ho letto ci lascio 1. Invece qua ho letto 0, mi devo spostare a destra, ma ci voglio scrivere un 1. Qua magari ci voglio scrivere uno 0 e qua ci voglio scrivere uno 0. Fine. Questa è una macchina di Turing, quindi c'ha un nastro infinito dove viene scritto l'input inizialmente, ma tutto il resto è 0 ed è infinito sia a destra che a sinistra. La macchina di Turing, che è un oggetto che parte da uno stato iniziale, ha questo schema degli stati, cioè la macchina di Turing è definita dallo schema degli stati, e questi stati hanno delle transizioni che per ogni stato sappiamo cosa deve fare se legge uno 0, cosa deve fare se legge un 1, e le operazioni che fa sono: sovrascrivo quel bit con un 1-0, ovviamente posso decidere di non sovrascriverlo, cioè questo è come non sovrascriverlo, se ci riscrivo uno sopra è come non sovrascriverlo, e decido di shiftare il nastro a destra o a sinistra e mi sposto in un altro stato. E ci sono degli stati speciali che mi dicono: guarda che la commutazione è terminata e dà in output 0, oppure la commutazione è terminata dà in output 1. Questa macchina, non si chiama veramente il teorema di Turing, ma si chiama la tesi di Turing. La tesi di Turing è che questa macchina possa risolvere qualunque problema che è risolvibile. Quindi qualunque problema di decisione, ovviamente. Quindi qualunque problema di decisione che è risolvibile, questa macchina lo risolve. Non l'ho chiamato teorema, perché non è un teorema. Questa si chiama la tesi di Turing, perché questo è un po' l'assioma dell'informatica. Come in matematica da qualche parte devi partire, non è che non esiste, non puoi partire da nulla. Da qualche parte devi partire, poi ci puoi applicare la logica che vuoi, ma da qualche parte devi partire. In matematica si usano gli assiomi di Zermelo Frank, se vuoi choice, se vuoi altro. In informatica si usa la tesi di Turing. Ovviamente, come gli assiomi di Zermelo Frank, anche la tesi di Turing ha del backing. Il fatto è che negli anni tanti hanno proposto le loro macchine, che dicono: questa è la macchina che risolve tutti i problemi risolvibili. E la cosa bella è che per ognuna di queste macchine è stato dimostrato che la macchina di Turing può simulare quella macchina. Quindi se la macchina di Turing può simulare quell'altra macchina, e tra l'altro quell'altra macchina può simulare la macchina di Turing, allora vuol dire che le due macchine sono equivalenti. Tra l'altro,
vi ho detto tutti i problemi risolvibili. Perché in realtà l'altro grosso risultato di Turing, a parte la proposta della macchina, è stato dimostrare che esistono problemi che non si possono risolvere. Di tutti quei problemi di decisione che abbiamo definito, ce ne sono in realtà tanti che non si possono risolvere. Sono in realtà in densità 1 i problemi che non si possono risolvere. Cioè sono tutti, cioè la frazione di quelli che si possono risolvere è... Perché la cardinalità di tutti i problemi è Aleph 1 e la cardinalità dei problemi che si possono risolvere è Aleph 0. Quindi è un po' come R con N, insomma. E il suo contributo è stato proprio questo paper che si chiama Il problema della fermata, però in tedesco, adesso non mi ricordo come si dice in tedesco, dove dimostra che il problema di determinare se una macchina di Turing termina, quindi il problema è che ti do una macchina di Turing, voglio che mi dici se termina, questo problema non è risolvibile. Questo problema non esiste, una macchina di Turing che può prendere in input un'altra macchina di Turing e determinare se termina. Il tempo impiegato dalla macchina di Turing per risolvere un problema, a questo punto è molto facile da vedere, è il numero di transizioni di stato. Ed è proprio un numero. Ovviamente noi comunque usiamo grande e quant'altro, perché poi in realtà non usiamo la macchina di Turing. Però il fatto che anche i processori dei computer, ma anche se noi facciamo la roba a mano, in realtà usiamo un numero di step che è proporzionale alla macchina di Turing. E la memoria è il numero di celle del nastro che abbiamo toccato, in cui ci siamo stati. Cioè, perché noi vediamo un bit alla volta. Se noi contiamo le posizioni distinte che abbiamo visto nell'esecuzione della macchina di Turing, quella è la memoria che abbiamo occupato. Bene, quindi questa è la foundation, la definizione di problema di decisione e che cos'è una macchina di Turing. Ok. Adesso possiamo immergerci nel mondo perché questa qua in realtà non è proprio complessità computazionale, questa è ancora nell'ambito di una cosa che si chiama calcolabilità. Perché in realtà storicamente la prima cosa che è interessata, qua siamo ancora negli anni 50, è: ma tutti i problemi si possono risolvere? Cioè, se è un problema formalizzato si può sempre risolvere? E la risposta è stata no. Se, e qua iniziamo a introdurre le classi di complessità computazionale, se l'insieme di tutte le possibili coppie QI lo chiamo all, ok, quindi è un insieme di problemi. In realtà i problemi che posso risolvere sono un sottoinsieme. E in realtà vedremo che ci sono diverse definizioni di so risolvere. Perché? Se io vi dico ho un algoritmo che risolve un problema QI, ho un algoritmo che risolve un problema QI, voi intuitivamente cos'è che mi direste? Qual è la condizione che deve avvenire per cui dici sì, ok, questo algoritmo risolve QI? A parte il fatto che deve matchare le risposte di Q. Ma secondo voi c'è un'altra condizione che serve? Per dire che intuitivamente quell'algoritmo A risolve il problema di Q? Eh? Se la soluzione è giusta. No, abbiamo detto, cioè A comunque matcha la risposta di Q. Ok, e poi giusto. Esatto. Che A termini in un tempo finito. Sempre. In realtà
questo è un piccolo insieme dentro all che si chiama R. R sono quei problemi per cui esiste un algoritmo che termina per qualunque istanza. Non sappiamo con che tempo. Magari il tempo è giganorme, però termina. In tempo finito. In tempo finito. Termina in tempo finito. Tra l'altro a questo livello sono definite altre due classi che sono RE e CoRE, con trattino RE, co piccolo trattino RE maiuscolo. E tra l'altro poi dimostriamo magari sulla parole che R è l'intersezione di queste due classi. RE sono i problemi per cui esiste un algoritmo che, se la risposta è sì, se la risposta a quell'istanza del problema è sì, allora l'algoritmo deve terminare. Se invece la risposta è no, allora l'algoritmo può non terminare. Tipo gli algoritmi che danno un... RE sono quei problemi, quindi questi sono tutti insiemi di problemi, sono tutti insiemi di coppie qui. RE sono quei problemi per cui esiste un algoritmo che, se la risposta dell'istanza è sì, allora l'algoritmo deve terminare. Se la risposta è no, allora l'algoritmo può non terminare. Intanto notare che è molto facile vedere che RE è un superset di R. Perché se R sono i problemi per cui gli algoritmi terminano sempre, allora a maggior ragione, se la risposta è sì, terminano sempre, se la risposta è no, possono terminare, questi terminano sempre, quindi ci va bene. Ad esempio, il contributo di Turing è stato appunto far vedere, in realtà è una roba più complicata, ci arriviamo dopo, ma che il problema della fermata, quindi il problema di ti do un input a una macchina di Turing, dimmi se termina, questo problema è in RE. Perché è abbastanza intuitivo vedere che se sta macchina termina, quindi se la risposta è sì, allora noi sappiamo darla in tempo finito. Perché se termina, allora prima o poi termina, e quindi se la simuliamo, se usiamo, perché noi possiamo usare una macchina di Turing per simulare un'altra macchina di Turing, è un po' complicatuccio, ma ce la si fa. Quindi se la macchina che stiamo simulando ad una certa termina, allora possiamo dare la risposta. Se invece questa qua non termina, noi possiamo simularla per quanto vogliamo, ma non sapremo mai se termina sta macchina. E quindi il problema della fermata è in RE. CoRE è lo speculare. Sono quei problemi per cui esiste un algoritmo che, se la risposta dell'istanza è no, allora terminano in tempo finito. Se invece la risposta è sì, possono non terminare. No, allora, RE sono i problemi per cui esiste un algoritmo che, se la risposta a quell'istanza del problema è sì, allora l'algoritmo risponde sì in tempo finito. Se invece la risposta è no, allora l'algoritmo potrebbe non terminare. No, ci arriveremo a P, NP con NP, ma ci arriveremo tra un po'. Però il concetto di co è quello. Cioè co è quando c'è una classe che ha una definizione asimmetrica e co è l'altra parte della definizione. Cioè qua appunto la simmetria è il fatto che se sì deve terminare, se no può non terminare, co è il contrario. Se no deve terminare, se sì può non terminare.
Ok. Altri esempi di problemi in RE. In, cioè, ovviamente quando dico, perché in RE ci sono tantissimi problemi, in RE escluso R. Altri esempi di problemi in RE escluso R. Ad esempio, sapete cosa sono le tile di Penrose? Sono tipo delle... vabbè, se non sapete cosa sono... Comunque sono tipo dei blocchettini e ti chiede se esiste un pattern che puoi ripetere all'infinito. Tipo sto problema in RE, però vabbè. Un altro problema... tipo, un altro problema che sembra molto innocente. Vi do due matrici 17x17. Ok? Due matrici 17x17 di numeri interi. E vi chiedo, esiste un modo di moltiplicarle anche con ripetizioni? Quindi magari fate A per A per B per A per B per B. Esiste un modo di moltiplicarle anche con ripetizioni tali che la matrice risultante sia di tutti i zeri? Bene, questo problema è in RE escluso R. Quindi, se la risposta è sì, prima o poi la trovate, ma non c'è nessun modo di determinare che la risposta sia no, perché se la risposta è no, va avanti all'infinito. Cioè, non può esistere un algoritmo che riesce a trovare in tempo finito la risposta se è no. Quindi che determina che la risposta è no. Cioè manca l'output che ti faccia dire che non è possibile. Non c'è modo di determinare che la risposta sia no. Che non è sempre detto, ci sono problemi dove puoi determinare che la risposta è no. Che sono i problemi in R. E, però questo è un esempio di problema dove non è determinabile. Vediamo se riesco a fare altri esempi. Cioè, io conosco tanti esempi informatici, matematici ne conosco pochi. Tipo, il problema di ti do uno statement uno statement logico, ok? Ti do uno statement in logica e ti dico: esiste una dimostrazione che dimostra che questo statement è vero? Questo è un problema in R escluso R. Perché se esiste, cioè, questo è facile vedere con uno statement in RE, quantomeno. Perché se esiste una dimostrazione, allora prima o poi la trovo. Ma se non esiste, non è detto che io sia in grado di determinare che non esiste. Magari il problema è indecidibile, e io come... Quindi non posso, letteralmente non esiste una dimostrazione, e quindi non potrò mai trovarla, e non posso neanche determinare che non potrò mai trovarla, e quindi... posso dare una risposta solo se è positiva. Se io ti do in input, che ne so, l'ipotesi di Riemann e ti dico esiste una dimostrazione che dimostra che l'ipotesi di Riemann è vera, a priori se ti dico beh certo, se esiste prima o poi posso trovartela, se non esiste non so neanche determinare se ti posso dire che non esiste, perché magari Riemann è indecidibile, non lo sappiamo. Ok, qualcuno riesce a vedere perché R è esattamente l'intersezione di Re e Core? Perché il problema è di decisione, quindi la risposta o è sì o è no. Noi stiamo studiando i problemi di decisione. Sì. Vorrei che tutte, insomma, che un problema in R termini sia che la risposta sia sì, che sia che la risposta sia no, e sono le due uniche possibilità. Sì. Però attenzione, RE dice che sono i problemi per cui esiste un algoritmo che se la risposta è sì termina, se la risposta è no non è detto che termini. Quindi Core è la stessa cosa, però non è detto che l'algoritmo di RE e l'algoritmo di Core siano lo stesso. Se esiste un algoritmo che termina se sì, e se esiste un algoritmo che non termina se sì, allora l'algoritmo che termina se sì fa parte di R. No. Se io ho due algoritmi, uno termina e l'altro no, è lo stesso problema, allora prendo quello che termina. Ma tu non sai qual è la risposta a priori? Perché R vuoi che riesci a terminare sia che se la risposta era sì, sia che se la risposta era no. Posso mandarli in parallelo? Sì, quindi cosa faccio?
è l'idea di mandarli in parallelo e vedere quale finisce. Esatto, ok, perfetto. Se io prendo i due algoritmi e faccio fare uno step a uno, uno step all'altro, uno step a uno, uno step all'altro, e sento che la risposta può essere sì o no, prima, o poi uno dei due termina. E quindi quando il primo dei due termina, solo la risposta. Bene, con questo abbiamo finito, diciamo, la introduzione di calcolabilità, che appunto era la disciplina, dico era perché è proprio risolta ormai, è una di quelle discipline che è nata, ha risolto tutti i problemi che c'erano dentro e quindi è fondamentalmente chiusa, che appunto era la disciplina che cercava di capire ma cosa possiamo calcolare, cosa non possiamo calcolare, ok? Quella che poi è nata, invece, è la disciplina della complessità computazionale, che è, bene, ok, sta roba la sappiamo calcolare, ma in che tempo? Qual è il tempo migliore che possiamo sperare di saper calcolare sta roba? E quindi qua nascono varie definizioni, e dalle definizioni poi nascono vari problemi. Quindi, ovviamente, siamo in R, ok? Quindi ora entriamo dentro questo R, ok? E partiamo da, adesso non so quante me ne farò, ma partiamo dalle più importanti, e partiamo da P, dalla classe dei problemi P. Come al solito sono tutti quanti sottoinsiemi di problemi questi, sono insiemi di problemi, sì, non sottoinsiemi, sono insiemi di problemi. Cosa sono? Quali sono i problemi in P? I problemi in P sono quei problemi per cui esiste un algoritmo che ha complessità in tempo polinomiale in n. Quindi quali sono quei problemi in P? Sono quei problemi per quale esiste un qualche k tale che il TDA di quel problema. Quindi esiste, dovrei dire, esiste un algoritmo per il problema, però vabbè, tale per cui il TDA di n è un O grande di n alla k. Quindi esiste un qualche polinomio, ok, che bounda l'algoritmo che risolve quel problema P. Detto in soldoni, sono quei problemi per cui esiste una soluzione polinomiale. E P sta per polynomial. Tra l'altro, vabbè, all sta per tutto. RE sta per recursively enumerable, ricorsivamente numerabili. Core sta per co-ricorsivamente numerabili. R sta per recursive. Perché tipo c'è una macchina un po' più specializzata che è meno potente della macchina di Turing, si chiama macchina ricorsiva che appunto risolve i problemi in R, sempre in tempo finito. E P sta per polynomial. Ok. Ad esempio, che ne so, il problema della griglia è in P. Quindi se vi do, ovviamente, problema di decisione, se vi do, che ne so, vi do una griglia bianca nera e vi dico esiste un percorso dall'inizio alla fine che non passa da celle nere, questo è un problema di decisione perché la risposta è sì o no, ok, e è in P perché abbiamo un algoritmo n quadro che ce lo risolve, se vi ricordate. Poi ovviamente è un n quadro un po' farlocco perché se abbiamo somme, se abbiamo roba, ci aggiungiamo dei fattori log, però non è importante perché tanto se noi andiamo all'esponente dopo rimane in P. Anche se abbiamo un algoritmo n quadro log n, comunque è uno grande di n cubo, quindi comunque in P. Per questo dico che alla complessità computazionale non gliene frega niente di fattori logaritmici. Bene. E mo andiamo all'altra classe più interessante, che è NP. Secondo voi per cosa sta NP?
Sbagliato. Ma no, era una domanda da bocchetto. Sta per non deterministic polynomial. Ovviamente c'è anche la sua sorella che è core NP. Hai fatto gli insiemi così? Non a caso. Non a caso. Non a caso. Ho fatto gli insiemi così non a caso. Allora, come è definita NP? Esistono due definizioni equivalenti. Io ve le dico entrambe. Vi dico la prima un po' più l'acqua di rose, perché tanto non la useremo mai, e poi la seconda invece un pochino meglio, perché è quella che è più interessante ai nostri fini. Perché noi abbiamo parlato della macchina di Turing come un processo deterministico. In realtà, per essere un pochino più precisi, la macchina di Turing è quello che viene chiamata non deterministica. Cioè, qua io ho fatto che se era 0, cioè c'era solo uno stato che transiva se leggeva 0. In realtà la macchina di Turing ti permette di avere doppi stati che transiscono sullo stesso input. Io potrei avere uno stato D che è sempre, che ne so, 0, L, 0. Ok? E voi mi dite, beh, ma se vai, cioè, cosa faccio? Vado di qua o vado di là? Beh, in realtà la macchina di Turing fa entrambe le cose. Quindi quello che succede è che immaginate tipo un multiverso dove la macchina di Turing in quel momento spacca l'universo in due e dice, beh, da una parte faccio questa scelta e dall'altra faccio quest'altra scelta. Quando è che termina? Come fa a dare una risposta? La risposta è 1 se almeno in un universo è andata in uno stato finale 1. Invece la risposta è 0 se in tutti gli universi ha dato risposta 0. Ok? Quindi in realtà la macchina di Turing è un oggetto chiamato non deterministico. Il non determinismo è questa cosa che quando ha uno stesso input, io posso fare in parallelo più mosse. Certo, sì. Certo, perché ovviamente ogni volta magari si triforca, quadriforca, può fare quello che vuole. Può averne 3, 4, 20, può averne quanti vuole. E ogni volta spacca l'universo in questo numero di cose e poi a loro volta si possono spaccare. E appunto darà 0 se in tutti gli universi va a finire in 0 e darà 1 se almeno in un universo da 1. Quindi ad una certa, se becca un 1 puoi terminare, se invece becca se invece per dire 0 deve essere tutti 0. Sì, il sentiero dell'1 tra l'altro è una cosa importante che ci servirà, questo sentiero dell'1, ma sì, ovviamente se becca un 1 esiste un sentiero dell'1, cioè un set di scelte che ti ha portato ad avere l'1. Che ovviamente se lo sapevi a priori era più facile, però non lo sai a priori. Bene, la prima definizione di NP sono i problemi che possiamo risolvere in tempo polinomiale con una macchina non deterministica di Turing. Cosa vuol dire tempo polinomiale? Vuol dire che il tempo che ci ha messo nel percorso più lungo, quindi di tutti quanti gli universi in cui siamo, prendiamo quello dove è il percorso più lungo, quel solo per quell'universo deve essere polinomiale. Quindi è polinomiale però con questo trick della spaccatura degli universi, delle scelte non deterministiche. Questa è la prima definizione di NP, sono i problemi irrisolvibili con questa macchina di Turing non deterministica. Motivo per cui NP sta per non deterministic polynomial. Quindi ogni universo deve essere al massimo polinomiale. Sì, in ogni universo questa macchina deve andare in tempo polinomiale. Esatto. Però posso avere un numero arbitrario di universi. Ovviamente con NP è lo speculare, quindi abbiamo una macchina di Turing non deterministica che termina con 0 appena becca uno 0, oppure termina con 1 se tutti sono 1, ok? E quindi sono i problemi che sappiamo risolvere con questa macchina in tempo polinomiale. Cioè NP arriva una risposta sì. Cioè NP sono quelli che sappiamo risolvere in tempo polinomiale
con una macchina che di Turing non deterministica, che appena becca un 1 termina, invece per dire 0 deve in tutti i branch finire con 0. Con NP invece appena becca uno 0 termina, okay, e invece deve andare con tutti 1 per dare 1. Ma quanti 0 devi avere affinché termini? Tutti. Tutti, tutti gli universi devono dire 0. Tutti gli universi devono dire 0. Perché se anche solo uno dice 1 in NP, la risposta allora è 1. Per dire 0 tutti devono essere 0. Bene. Queste sono definizioni, però sono quelle vecchie, sono quelle che non hanno utilità. Dopo sono arrivate delle definizioni equivalenti, perché puoi dimostrare che, cioè, che una implica l'altra, che l'altra implica l'una, che invece sono più utili ai nostri scopi, che invece utilizzano solo macchine di Turing deterministiche, ma utilizzano il concetto di certificato, che sarà una parola che avrete già sentito in questo corso, immagino. Però adesso vediamo cosa cazzo è questo certificato. NP può essere equivalentemente frasato in questo modo. NP sono quei problemi per cui esiste un algoritmo. No, non è vero. NP sono quei problemi per cui se la risposta è sì, quindi hai un'istanza del problema NP, se la risposta è sì, allora devono esistere due cose. Deve esistere un certificato, un certificato del fatto che la risposta sia sì, di dimensione polinomiale nell'input, e un algoritmo che riesca a verificare quel certificato in tempo polinomiale. Esiste un algoritmo che verifichi? Devono esistere due cose. Deve esistere un certificato che certifichi che la risposta è sì, e questo certificato deve avere dimensione polinomiale, e deve esistere un algoritmo che, preso in input l'input originale, quel certificato, mi sappia verificare che quel certificato sia valido in tempo polinomiale. Se la risposta è sì. Se la risposta è no, non abbiamo garanzie, non sappiamo niente se la risposta è no. Però se la risposta è sì, devono esistere queste due cose. Esempio. Fattorizzazione. Io vi do un numero, un numero, e vi chiedo: questo numero è composto? Ok? E questo, trovare i fattori di un numero, è un problema NP. È un problema, poi vedremo, difficile. Però, e quindi io ti dico, beh, come cazzo fai a verificare che sei composto? Boh, non lo so. Ti do un certificato. Io ti dico, guarda che 27, no, 27 è un numero di merda, 41, perché non è primo, 41 è un fattore primo di questo numero. Questo è il certificato che quel numero è composto. Posso verificare questo certificato in tempo polinomiale? Sì, faccio una divisione e guardo il resto. Quindi la fattorizzazione è un problema in NP, perché risolvere il problema, boh, come lo faccio? Come faccio a fattorizzare i numeri? Tra l'altro è un problema hard, attualmente non sappiamo fare in tempo polinomiale la fattorizzazione. Fattorizzare un numero, come faccio? Boh, non lo so. Però, se la risposta è sì, se questo numero è composto, io ti so dare un certificato e tu sai verificare in tempo polinomiale che quel certificato è valido. Questi sono i problemi NP. Con NP è il contrario. Ad esempio, primalità. Primalità, ti dico, guarda, questo numero è primo. E io ti dico, non ti credo. Ok, ti do un certificato di no. Qual è il certificato di no? Il fattore. Se quel fattore è un fattore di quel numero non può essere primo. E quindi quello è un certificato di no. Lo sai verificare in tempo polinomiale? Sì, perché fai sempre la divisione col resto. E quindi è un problema in CoNP. Ovviamente, notare,
tutti i problemi in P sono sia in NP che in con NP. Perché? Tutti i problemi in P sono sia in NP che in con NP. Perché? Con questa definizione di P ed NP, con questa definizione di NP e con NP, perché l'altra era banale vederlo. Perché ci sarà il certificato e l'algoritmo. No. Allora, usiamo le definizioni. Quella è la definizione di P. Cioè, un algoritmo che è una soluzione in tempo polinomiale. Che ti dice sì o no in tempo polinomiale. Esatto. Ok. Quella è la definizione di QNP. Di NP. Che deve esserci, se termina sì, c'è il certificato. Se la risposta è sì. Sì, c'è il certificato e il certificante. C'è l'algoritmo che lo verifica. Esatto. La soluzione stessa non è entrambi. Qui dimmi un po' meglio, cioè ci sei, ma dimmi un po' meglio. Quindi se abbiamo un problema in P, cosa posso fare? Se ho un problema in P, quindi so che ha una soluzione, quella soluzione è sia certificato che certificante. No, in realtà il certificato può essere anche vuoto. Ok, allora, cioè il certificato può essere anche sì, può essere anche un bit. Okay. E posso usare la soluzione della grid polinomiale come certificante, tanto comunque posso ignorare il certificato e ricalcolarmi la soluzione. Stessa cosa in QNP al contrario. Ok, queste sono le definizioni di NP, P e QNP. Bene, vorrei rivedere un attimo perché P è semplicemente intersezione. Allora P è sotto insieme dell'intersezione, perché quindi un problema qui è un problema per cui deve esistere sia un modo per certificare il sì sia un modo per certificare il no. Ok? Allora ti dico, bene, un problema in P cosa puoi fare? Prendi l'algoritmo, nel certificato scrivi 1 se è sì e 0 se no, e poi controlli che la risposta dell'algoritmo che termina in tempo polinomiale matchi la risposta sul certificato, e quindi P è incluso nell'intersezione tra NP e NP. Quindi un certificato fasullo. Sì, è un certificato fasullo. Tanto non mi serve mettere uno vero, perché il mio algoritmo è già polinomiale, quindi tanto vale che fa lui il lavoro. E la parte fuori? L'intersezione basta? Cioè senza P? Quella il tuo P? Sì. Se un problema è sia in NP che in NP, ha maggior ragione in NP. Se mi stai chiedendo ma questo appartiene a NP, certo. Ok, quindi tipo l'unica vera informazione che vi ho dato qua è che P è in NP intersecato con NP. Puoi fare un esempio di un problema che appartiene sia a NP che a NP ma non a P? Sono rari. Okay. Sono molto rari. Credo che l'unico che conosco, però non sono sicurissimo, è il problema di trovare la radice di un polinomio su un anello. Quindi c'è un polinomio che è definito in ZP, vuoi trovare una radice, questo problema mi pare che sia in NP intersecato con NP escluso P, però attenzione, per quanto ne sappiamo, perché questa è l'unica roba che sappiamo. Ma non sappiamo se è un'inclusione stretta. Ancora di più, non sappiamo neanche se questa è un'inclusione stretta. Infatti, il problema, quello molto famoso, non so se conoscete la lista dei 7 problemi del millennio. C'è dentro l'ipotesi di Riemann, trovare una soluzione all'equazione di Navier Stokes per i fluidi. Cos'altro c'era dentro? Ce n'è una che hanno risolto. Esatto, quella, la congettura di Poincaré, non so come si pronunci. Francese non lo so. Quindi ci sono questi 7 problemi del millennio. In questi 7 problemi del millennio c'è il problema P uguale NP. Dimostrare che sia vero o che sia falso,
se P è uguale a NP. Ci lavorano da non da tantissimo, perché l'informatica è recente, però c'è uno dei problemi che hanno trovato subito e non sappiamo niente, cioè sappiamo poco. Ci lavorano almeno da 60 anni. Allora, il consenso è che sia falso. Il consenso è che P sia diverso da NP, però non lo sappiamo. E quindi fondamentalmente non sappiamo niente. Sappiamo veramente poco. E quindi l'attuale consenso, che però appunto non è dimostrato, perché tra l'altro, piccolo esercizio, se volete pensarci un attimo, P uguale NP implica anche P uguale con NP. Però, vabbè. E quindi attualmente quello che è ritenuto facile, i problemi attualmente, la definizione di problemi facili sono i problemi in P, e i problemi difficili sono i problemi in all escluso P. Ok? Questo è l'attuale boundary. In realtà non è propriamente vero, perché ci sono delle classi intermedie tra P e l'intersezione che sono considerate fattibili, magari poi ne vediamo qualcuna. Quindi in realtà è un pochino più ampio di P, però diciamo che il bound è da quelle parti, tra le cose ritenute fattibili e le cose ritenute non fattibili. Perché notare che in P, vabbè, abbiamo un algoritmo polinomiale, adesso ho cancellato, però era qui. Se abbiamo problemi in NP escluso P, per quanto ne sappiamo, perché magari non esiste, cioè magari NP esclusa P è l'insieme vuoto, non lo sappiamo. Ma per quelli che sappiamo adesso, non possiamo fare di meglio che esponenziale, perché il modo migliore concettualmente, poi magari esistono algoritmi un pochino più specializzati che fanno un po' meglio, però concettualmente il modo migliore che abbiamo di trovare la risposta è prendere la nostra macchina di Turing non deterministica e simulare gli universi. Però simulare gli universi è una cosa che esplode esponenzialmente, perché se ogni volta anche solo biforca, noi dobbiamo simulare ogni volta il doppio degli universi. Quante volte può forcare? Beh, fino a un polinomio n, perché comunque deve terminare in tipo polinomiale nell'universo dove ci mette di più. E quindi ovviamente, se abbiamo un algoritmo polinomiale, anche se n è un milione, se il nostro algoritmo è, che ne so, n log n, ce la facciamo. Ma se il nostro algoritmo è 2 alla n e n uguale a un milione, non potremo mai sperare di risolverlo. E quindi questo è l'attuale bound di cosa è ritenuto computazionalmente efficiente, cioè quali sono i problemi che sappiamo risolvere in modo efficiente, perché sono sempre problemi, non sono algoritmi, e quali invece non sono problemi che sappiamo risolvere in modo efficiente. E tipo un po' della ricerca che si fa in algoritmi è cercare di prendere algoritmi che sono qui e portarli qui, visto che attualmente non sappiamo schiacciare le due classi. Quello che si fa è che piano piano si cerca di tirare dentro P gli algoritmi. Quindi ad oggi l'inclusione è stretta, però potrebbe essere... No, ad oggi l'inclusione è cioè è incluso, sì. Però non sappiamo se strettamente. Okay. Potrebbero essere uguali, potrebbe essere incluso strettamente, non lo sappiamo. Okay. Ma abbiamo dei tool che ci aiutano a capire un po' meglio dove si trova questo boundary. Adesso ve l'ho dato su P e coso, ma come vi ho detto, ogni tanto capita che riusciamo a portare dei problemi in NP in P, e non è così assurdo, cioè nel senso, magari era solo che era in NP perché non sapevi, perché eri troppo stupido e non sapevi trovare una soluzione, cioè perché in NP c'è tutto, perché P è in NP, quindi nel senso non è difficile mettere la roba in NP. Però c'è una sottoclasse di problemi in NP che hanno delle proprietà particolari. Quindi adesso parliamo di hardness e completeness. Ok? E parliamo anche di riduzioni polinomiali. Allora, dobbiamo partire dal concetto di riduzione. Cos'è una riduzione? Noi abbiamo due problemi.
che sono A e B. Diciamo che A è polinomialmente riducibile a B polinomialmente riducibile, e il simbolo è questo qua, è un minore uguale con una P, perché vedremo che in realtà, cioè, questa roba proprio implica un ordinamento di difficoltà dei problemi. A è polinomialmente riducibile a B se immaginiamo che noi vogliamo risolvere, devo prendere quello giusto, no, che devo pensarci, perfetto, mettiamo che vogliamo risolvere A, ok, e noi diciamo boh, non so come risolvere. Però abbiamo un trucchetto che possiamo utilizzare. In particolare c'è un oracolo che ci sa risolvere il problema B. Ok? Quindi noi vogliamo risolvere A, che è un problema, e conosciamo un tizio che sa risolvere il problema B. Non ce ne frega come. Sappiamo solamente che se noi diamo un'istanza del problema B a questo tizio, lui in tempo costante ci dà la risposta 0,1. Ok? Bene. Se esiste un algoritmo polinomiale che riesce a risolvere A con un oracolo B, allora diciamo che A è polinomialmente riducibile a B. Se esiste un algoritmo polinomiale per risolvere A che usa un oracolo B, ok? Quindi c'è questa questione dell'oracolo. Noi conosciamo qualcuno che ci sa risolvere istanze di B in tempo costante, in O grande di 1. Quindi se noi nel nostro algoritmo facciamo una chiamata a questo oracolo, ci costa O grande di 1. Gli passiamo un input per B e lui ce lo risolve. Bene. Se quindi se noi sappiamo risolvere A in tempo polinomiale sfruttando un oracolo per B, diciamo che A è polinomialmente riducibile a B. Definizione. Però cosa vuol dire questa definizione? In realtà, come suggerisce il simbolo, vuol dire che B ha una difficoltà maggiore o uguale di A, perché noi possiamo usarlo per risolvere A. Ok? Perché se noi sappiamo sfruttare qualcosa per risolvere il nostro problema, beh, allora quella cosa che usiamo dovrà essere almeno difficile quanto questo problema. Giusto? Ok. Bene. Nel 1971 due tizi indipendentemente, si chiamano Cook e Levin, uno Stati Uniti e uno in Russia, dimostrano una certa cosa. Dimostrano una cosa molto importante, ovvero che un certo problema che si chiama SAT, che poi vediamo cos'è, è un problema in NP, ha una peculiare proprietà, ovvero dimostrano che per ogni problema, come lo chiamo il problema, non posso chiamarlo P, lo chiamo R, oppure P calligrafico. Come faccio il P calligrafico con gesso? Faccio
Una P che c'ha P e P col pallino sopra. Interno. Per ogni P pallino in NP, P pallino è polinomialmente riducibile a SAT. Quindi il teorema di Kuklevin ci dice che se noi abbiamo un qualunque problema in NP, se avessimo un oracolo per SAT, per il problema SAT, noi sapremmo risolvere in tempo polinomiale qualunque problema in NP. Questa proprietà, quindi in realtà questa proprietà per una classe generica, quindi se se per ogni pipallino, se per ogni pipallino in una certa classe di complessità C, se sì, se per ogni pipallino in una classe di complessità C abbiamo che pipallino è riducibile a un qualche P tilde, allora diciamo che P tilde è C hard. Questo è il concetto di hardness per una classe. Se noi abbiamo qualche problema P tilde, tale per cui per ogni problema P pallino in una certa classe di complessità C, quel problema P pallino si riduce polinomialmente a P tilde, diciamo che P tilde è classe hard. Quindi quello che dimostra il teorema di Kuklevin è che SAT è NP hard. Ok? La risposta a SAT ce l'abbiamo. No. Ok. Però questa definizione è ancora un po' debole per quello a cui vogliamo arrivare. Ovviamente voi non sapete dove voglio arrivare, però vi dico che è debole, perché in realtà è un po' troppo larga. Ad esempio, il problema della fermata, che è questo problema mega difficile, non risolvibile, anche lui è NP hard. Perché io posso fare una macchina che termina se la risposta è sì e non termina se la risposta è no, tanto c'ho tempo quanto voglio, quindi posso fare la simulazione esponenziale della macchina non deterministica di Turing, ok? E dico, vabbè, se è sì faccio terminare il processo, se no vado in loop infinito. Quindi ho trovato un modo per ridurre i problemi NP e quello là, quindi potrei dimostrare abbastanza facilmente che il problema della fermata è NP hard, però quindi questo NP hard mi dice poco, ok? NP hard sta dicendo che quei problemi sono difficili almeno quanto il problema più difficile di quella classe, però ce ne sono tanti di problemi più difficili, perché la gerarchia va avanti fino a all, cioè tutti questi problemi sono NP hard. Me ne faccio poco di questo fatto. La nozione più importante è quella di completeness. Quando è che un problema P è... quando un problema P tilde è classe completo? In realtà, ora che abbiamo tutto, è molto facile. P tilde è C completo se P tilde è C hard e P tilde appartiene a C.
Quindi abbiamo aggiunto una restrizione. Non solo deve essere hard per quella classe, ma deve appartenere a quella classe. Il problema della fermata è in RE, ma non è in NP. Perché non c'è un certificato polinomiale che termina. SAT invece è in NP. Quindi SAT, il teorema di Kuklev, di nuovo, quello che dice in realtà, è stato il primo paper che ha trovato un problema NP completo. Quindi è un problema che ha difficoltà NP, che però ha questa proprietà stupenda, che qualunque problema in NP è riducibile a lui. Quindi in qualche modo è il problema flagship di NP, è il problema centrale di NP. Perché se io sapessi risolvere SAT in tempo polinomiale, allora poi posso usarlo come oracolo per tutti gli altri, quindi so risolvere tutto in tempo polinomiale. Quindi se riuscissi a portare SAT in P, avrei appena dimostrato che P uguale NP. Ok? Ma allora, vediamo lo sto SAT. SAT sta per satisfiability. E come è fatto? Allora, in questo problema abbiamo n variabili e m clausole. N variabili e m clausole, ho scritto variable e constraints, però n variabili e m clausole. Le variabili sono tutte variabili booleane, quindi valgono sì, no, 0, 1. I constraint come sono fatti? Un constraint, mettiamo che le variabili le chiamiamo tipo x1, x2, x3, bene? Un constraint è fatto nel seguente modo: è una disgiunzione di variabili booleane negate o non negate. Quindi, come è fatto un constraint, potrebbe essere ad esempio, che ne so, x1 or x2 negato or x3 or x5 or x9 negato. Quindi una clausola è una disgiunzione, disgiunzione vuol dire tanta roba in or, di variabili booleane che possono essere negate o non negate. Negata vuol dire il contrario di quella variabile, not. Questa è una clausola. Cosa ci chiede SAT? SAT ci chiede: esiste un assegnamento delle variabili booleane, quindi dargli dei valori vero o falso, tali che tutte le clausole sono soddisfatte? Sì, constraint, clausola sono sinonimi. Il problema SAT ci dice esiste. Esiste un assegnamento di verità da dare alle variabili, quindi assegnare a ciascuna vero o falso, tali che tutte le clausole sono soddisfatte? Quindi in ogni clausola ce ne basta anche solo uno soddisfatto. Però vogliamo soddisfare tutte le clausole. Esiste un insegnamento a queste variabili tali che questa cosa ce la facciamo a farla? Questo problema è un problema di decisione. La risposta è sì o no. Ed è un problema in NP. Perché? Qual è il certificato? L'assegnamento delle variabili. Perché se noi abbiamo già le variabili, possiamo verificare in tempo polinomiale che sia vero. Basta che sostituiamo, comprimiamo e vediamo se tutte quante sono soddisfatte o no. Questo è un problema quindi in NP, è una decisione in NP.
Il problema è che non abbiamo un algoritmo polinomiale per risolvere questo problema. E anzi, se esistesse, avremmo dimostrato P uguale NP. Ma noi sappiamo risolvere in cui linea è giusto? In tempo finito? Ah, quindi questo, ok. Beh, ma d'altronde c'è una soluzione banale per questo qua in tempo finito. Cosa fai? Provi tutti i possibili assegnamenti. Esponenziale. Che è esponenziale, ci metti 2 alla n, 2 alla n per m. Quindi il problema è che manca un algoritmo che termini un tempo polinomiale. Non conosciamo alcun algoritmo polinomiale per risolvere questo problema. Ovviamente conosciamo un algoritmo esponenziale. Quello banale è, le provo tutte, i possibili assegnamenti sono 2 alla n, li provo tutti, se uno mi soddisfa tutte le clausole, la risposta è sì, se nessuno mi soddisfa, allora la risposta è no. Quindi ci sono tanti che si stanno scervellando a trovare? Da 60 anni. Da 60 anni. Sì. E tra l'altro il problema più uguale NP, per la sua, tra virgolette, semplicità, cioè perché adesso, tipo, dei 7 problemi del millennio, magari è un bias mio, ma secondo me questo qua è quello più facile da raccontare, perché comunque in una lezione, adesso in quanto ci ho promesso 2 ore, non lo so, una roba del genere, tra l'altro fra poco faccio pausa pranzo, sono riuscito a raccontarvi tutti i blocchetti base che servono per arrivare qui, e quindi non ci vuole tanto. Adesso io non ho mai, in realtà, tipo l'ipotesi di Riemann, io la so così tanto per, però non so formalmente com'è, non so quanto tempo servirebbe qualcuno che mi spiega per arrivarci. E quindi, data la semplicità del problema, in realtà trovate migliaia e migliaia di paper sbagliati di gente che clama di aver dimostrato P uguale NP o P diverso da NP. Anche recente, ne è uscito, ne hanno pubblicato uno su un journal con peer review recentemente, peccato che è totalmente sbagliato. E quindi tanti si dilettano a cercare di risolvere questo problema, illudendosi di averlo risolto, però in realtà non... ancora non è stata trovata una soluzione. Anche perché poi è molto più facile illudersi di aver dimostrato che P uguale NP, però in realtà il consenso è che P è diverso da NP, quindi non scontato. Bene, detto ciò, sto andando avanti da 1 ora e mezza, ok? Direi che è un ottimo momento per fare pausa e poi invece continuiamo con... vediamo un altro po' di cose sempre su questa scia. Siamo circa a metà, quindi in realtà stiamo andando molto bene. Pausa. Va bene, allora riprendiamo. Quindi abbiamo visto il problema satisfiability, come funziona. Abbiamo detto che è il problema NP completo, ok. Abbiamo visto la riduzione del polinomiale, abbiamo visto la hardness, abbiamo visto la completeness. Ora, domanda a voi. Secondo voi, sapendo tutto quello che sappiamo, quindi, cosa è una riduzione del polinomiale, sapendo che SAT è NP completo, secondo voi c'è un modo più facile di quello che hanno usato Cook e Levin per dimostrare questo, che è un bel teoremone, insomma, perché hanno fatto... il lavoro è dimostrare che tutti i problemi si riducono a questo. Avendo adesso un problema NP completo, secondo voi c'è un modo più facile di dimostrare che un altro problema è NP completo? Dimostrando l'equivalenza con SAT, cioè dimostrando che l'uno è polinomialmente riconducibile all'altro e viceversa. Sì. In che direzione? Qual è la direzione giusta? Ah, è l'altro in SAT. No, SAT è riconducibile. SAT a quell'altro. Perché la riduzione polinomiale abbiamo visto che è tipo un minore uguale. Stiamo dicendo che uno è più facile o uguale di un altro. Se 3 SAT è il più difficile, se noi riusciamo a dire guarda 3 SAT è minore uguale di quest'altro, vuol dire che quello è ancora più difficile. Ok? Quindi se noi riusciamo a trovare un problema P, ok, problema P tilde, che sia appartenente a NP e che riusciamo a ridurre SAT a questo problema P tilde, che quindi questo implica la NP hardness,
Allora vuol dire che P tilde è NP completo. Se è più difficile, come faccio a trovarne un altro più grande di lui? Ma minore uguale? Cioè maggiore uguale? Quindi punto sull'uguale. Punto sull'uguale, certo. Certo, certo, punto sull'uguale. Però in realtà l'uguale ce l'ho gratis. Perché se P tilde in NP, allora questo implica che P tilde è minore uguale, deducibile probabilmente a SAT. Quindi in realtà un lato ce l'ho già. Se faccio anche l'altro lato, allora ho dimostrato che sono uguali come complessità computazionale, quindi vuol dire che anche lui è NP completo. Ok, e quindi adesso il resto della lezione sarà che faremo tre riduzioni polinomiali per dimostrare la NP completeness di altri problemi. Quindi ovviamente la prima, per forza di cose, dovrà partire da SAT, perché è l'unico che abbiamo. Perché una volta che poi ne avremo altri, potremo partire da quelli. Pertanto stiamo facendo tante catene di equivalenza e quindi possiamo partire da quello che vogliamo. Ma adesso nella nostra toolbelt c'è solo SAT. Il primo problema che vogliamo dimostrare che sia NP completo sarà 3 SAT. Cos'è 3 SAT? 3 SAT è come SAT, però ogni clausola ha esattamente 3 variabili, esattamente. Mentre SAT poteva avere quante variabili voleva in una clausola, ok, e non è detto che dovevano essere lo stesso numero per ogni clausola, in 3 SAT ogni clausola ha esattamente 3 variabili. Quindi quello che vogliamo fare è trovare un modo di ridurre SAT a 3 SAT. Perché dici, cavolo, 3 SAT sembra più facile, perché ogni clausola ha solo 3 variabili, mentre SAT ne poteva avere quante voleva, quindi sembrerebbe più facile. In realtà, riducendolo, stiamo dimostrando che sono difficili uguali. Come facciamo a ridurlo? L'idea è che, perché come vi ho detto, la riduzione polinomiale implica che abbiamo un oracolo per B, quindi in questo caso qual è B? 3 SAT, esatto, noi abbiamo un oracolo per 3 SAT e abbiamo un'istanza di SAT e usando quell'oracolo vogliamo risolverla in tempo polinomiale. Ci sono due approcci. Tanto adesso mi sfugge come si chiama questo qua, mi pare che sia la Knuth. Sì, ci sono due approcci, c'è la Knuth Reduction e la Turing Reduction. La Knuth Reduction è una cosa un pochino più, è una riduzione che impone delle limitazioni. Cioè la Turing Reduction è quella che vi ho spiegato prima. Noi abbiamo questo oracolo, possiamo chiamarlo quante volte vogliamo. L'oracolo ha complessità o grande di 1 e l'algoritmo deve essere polinomiale. Questa è la Turing Reduction. La Knuth Reduction è una restrizione che dice, guarda, tu c'hai l'istanza del problema originale, la converti in un'istanza del problema target, quindi in questo caso vogliamo convertire SAT a 3 SAT, e poi lo passi all'oracolo, e l'oracolo risponde direttamente, cioè la risposta dell'oracolo è la risposta del problema. Quindi l'oracolo viene invocato solo una volta, alla fine. Tu prendi l'istanza del problema A, la converti in un'istanza del problema B e poi vuoi che la risposta al problema A sia proprio la risposta del problema B. Quindi è una restrizione, perché è come se stessi chiamando l'oracolo una sola volta alla fine. Però in realtà la stragrande maggioranza delle riduzioni si può fare come Knuth Reduction. Ed è un modello mentale un po' più semplice, perché non dobbiamo pensare a questo oracolo come roba che dobbiamo chiamare chissà quante volte, chissà dove, chissà come, ma una volta alla fine. Vogliamo solo creare l'istanza del problema B, dal problema A. Come si scrive? Knuth è scritto K-N-U-T-H, è una persona. Knuth. Mi pare, se non mi ricordo male, si chiama Knuth Reduction, però
Turing Reduction sono sicuro 100%, questo sono sicuro 80%. Vizio aveva citato una Car Reduction. Potrebbe essere Carp. Don't quote me on that. Potrebbe essere Krum, potrebbe essere Carp. Non mi ricordo, potrebbe essere Carp. Mi ricordo che inizia con la K. quello sono sicuro, inizia con la K, però non mi ricordo se Carp o Krum. Potrebbe essere Carp. K Reduction, ottimo. Invece l'altra è Turing Reduction. Qual è la differenza tra le due? Che nelle Turing Reduction io l'oracolo lo posso chiamare quante volte voglio e dove voglio, invece nella CARP reduction, se è CARP, CARP in caso è KARP, io prima trasformo l'istanza da un'istanza del problema A a un'istanza del problema B e poi chiamo l'oracolo una sola volta alla fine e il risultato dell'oracolo è la soluzione del problema. Passo una sola volta dalla cucina. Eh? No, niente, niente. Non ho capito. No, passi una sola volta dalla cucina, ci ho spiegato. Ah, ok. Metafore, sì. Ok, ok. Bene, come faccio? Io prendo voglio prendere SAT e trasformo una istanza tra SAT. L'idea è la seguente. Avremo clausole più corte di 3, avremo clausole lunghe 3 e avremo clausole lunghe più di 3. Come ci comportiamo? Allora, banalmente, le clausole lunghe 3 ce le teniamo. Ok. Clausole più corte di 3. Come facciamo? Aggiungiamo una variabile che c'è già. 1 o 2. Se noi abbiamo una clausola che ha solo una variabile, non so, x1, beh, allora questa è esattamente equivalente a x1 or x1 or x1. E se noi abbiamo una clausola x1 or x2, beh, questa cosa è vera se solo se x1 or x2 or x1. Quindi farcisco le clausole con variabili che sono già al loro interno. E questo non cambia il valore di liberità della clausola. Ok? Quindi, minore di 3 abbiamo fatto, uguale a 3 non c'è da fare niente, dobbiamo fare maggiore di 3. Quindi abbiamo, che ne so, un x1 or x2 or not x3 or not x4 or x5. Come facciamo? L'idea è di creare una nuova variabile che faccia da colla tra una spaccatura in due di questa clausola. In particolare la spacchiamo nel seguente modo ed è un approccio ricorsivo che poi dovremo fare tante volte quante ci servono per arrivare alla clausola da 3. L'approccio è: prendiamo le prime due variabili, le ricopiamo in una clausola, dopodiché creiamo una nuova variabile x, xa e ce la mettiamo positiva. Dopodiché l'altra clausola avrà come primo termine quella variabile d'appoggio negata e poi tutte le altre che c'erano. Quindi x3 negato, x4 negato e x5 negato. No, x5 normale. In questo modo sono sicuro che la prima clausola abbia tre letterali, abbia tre variabili. E che la seconda clausola abbia una variabile in meno della clausola originale. Quindi io posso continuare ad applicare questa cosa finché non ho tutte quante clausole da tre variabili. Perché questa cosa funziona? Per essere soddisfatta, questa clausola dovrà avere almeno una variabile true. Almeno una di queste cose deve essere vero. Se andiamo a vedere nella spaccatura, beh, deve essere ancora vero. Però, ovviamente, ci abbiamo questa roba, ma se la variabile a true è, mettiamo qua, allora il valore della variabile d'appoggio può essere true false,
in modo che l'altra sia soddisfatta della variabile d'appoggio, e se invece è di qua può essere false true in modo che sia soddisfatta l'altra metà. Quindi la variabile d'appoggio posso usarla come falsa dove c'è quella che era nell'originale vera, e posso usarla come vera per evitare che debba metterne vera anche una delle altre che in realtà era nella stessa clausola originale. E quindi in questo modo posso passare da un problema con clausole di lunghezza arbitraria a un problema con sole tre clausole, che però ha lo stesso identico valore di verità del problema originale. A questo punto io ho un'istanza di 3 sat, la passo all'oracolo e ho fatto la riduzione. Quindi con questo abbiamo dimostrato che anche 3 sat è NP completo. Bene. Posso richiedere la cosa dell'XA che aveva detto che è true false? Allora, se questa clausola è vera, vuol dire che almeno uno di questi laterali deve essere vero. Giusto? Sì. Nella clausola spaccata si troverà o di qua o di qua. Mettiamo che sia da questa parte. Se da questa parte questa clausola è soddisfatta, e questa invece è un problema, però non è un problema perché noi abbiamo messo questa variabile d'appoggio che possiamo mettere a true, e questa soddisfa questa metà della clausola, e di qua non ci serve che sia true, quindi può stare a false, perché tanto abbiamo già il letterale che ci ha soddisfatto la clausola. Se invece fosse di là è esattamente il contrario. Ma ci cambia scritto qui la destra, la mettiamo true oppure... Se questa è true, allora il letterale che soddisfa la clausola originale sarà sì, di qua. Se invece questo è true, allora sì, dovrà essere di qua. Sì, non è ancora finita. No, non è finito, dovrei spaccarla ancora, certo. Sì, sì. Questa qua la posso spaccare di nuovo e me ne vengo da 3. Bene. Perché proprio 3 allora? Perché proprio 3? Perché proprio 3 sat? Perché dici, perché non... Vabbè, ovviamente 5 sat è stupido a sto punto, perché 5 sat è più difficile di 3 sat. Noi stiamo cercando il più facile che ancora NP completo. Quindi 3 ovviamente implica che 4 sat è completo, che 5 sat è completo. E 2 sat? In realtà 2 sat è NP. Abbiamo un algoritmo polinomiale, esiste un algoritmo polinomiale, per risolvere 2 sat. E quindi c'è questo boundary, 2 sat e NP, 3 sat è NP completo. Questo è il motivo per cui 3 sat. 3 sat è la versione più facile di sat che ancora è NP completa. Che in realtà è difficile come sat. Che è difficile come sat, esatto. NP completo vuol dire che è difficile come sat. E quindi anche solo una variabile in meno nelle clausole ce lo fa diventare NP. Esiste un algoritmo, credo lineare addirittura. Credo che esista un algoritmo lineare per risolvere 2 sat. Bene, adesso guardiamo altre due riduzioni. Una, sono due abbastanza semplici. Una l'avete già vista in realtà, però io ve la rifaccio comunque. E invece l'altra è nuova. Ok? Allora, il problema di cui parliamo adesso è max independent set. Spero che independent si scriva così, non sono sicuro. Max independent set. Che problema è? Allora, abbiamo un grafo semplice, quindi non pesato, non orientato. Cioè abbiamo un grafo, quindi una collezione di nodi e archi.
E il problema ci dice la seguente cosa: un independent set è un sottoinsieme di nodi tali che non intercorra nessun arco tra nessuna coppia di questi nodi. L'ho detto un po' così, però quello che sto dicendo è: vogliamo prendere un insieme di nodi tali che per qualunque coppia di questi nodi che abbiamo preso non ci sia un arco tra di loro. Questi nodi, vogliamo che questi nodi siano indipendenti. Tra tutti quanti gli independent set vogliamo trovare quello che massimizza il numero di nodi, quindi vogliamo trovare il numero massimo di nodi che possono essere indipendenti. Domanda: questo è un problema di decisione? No, di ottimizzazione. Sì, però quindi la risposta è no. Questo non è un problema di decisione. Quindi così non possiamo ridurlo a un cazzo, perché noi stiamo lavorando nel framework dei problemi di decisione. NP non è una classe per i problemi che, non so, che hanno un numero come output, è una classe per i problemi che hanno 0-1 come output. Ok? Quindi, come faccio a rendere questo problema un problema di decisione? Sì, però non è troppo utile così. Mi domando se esista un independent set che abbia una certa cardinalità. Che è la stessa cosa che ha detto lui, però così non è troppo utile. Cioè diventa NP, certo, però non è utile. In realtà c'è un piccolo step in più. Il modo in cui rendo un problema, lui ha chiamato un problema di ottimizzazione, infatti è un problema di ottimizzazione, il modo in cui rendo un problema di ottimizzazione un problema di decisione è dicendo: esiste una soluzione di cardinalità almeno K, non esattamente, almeno K, se è max, o se min è al più K. Questo è il max independent set, e quindi il problema di decisione non sarà trova il massimo, ma sarà la domanda: esiste un independent set di cardinalità almeno K? Perché NP? Beh, NP perché è un problema di decisione a questo punto, perché la risposta è sì o no, e ha il certificato, perché il certificato è l'independent set, io posso verificare che abbia cardinalità maggiore o uguale a K. Quello che adesso vorremmo fare sarà ridurre resat a k miss. K miss è k max independent set. Quindi vorremmo dimostrare che k miss è NP completo. Perché riusciamo a dimostrarlo? Perché abbiamo già dimostrato che sat è polinomialmente riducibile a 3 sat. E quindi, essendo che sappiamo che kmis è riducibile a sat perché sat è NP completo, abbiamo chiuso il cerchio e sappiamo che sono tutti uguali. Bene, anche qua faremo una K reduction. Anche qua faremo una K reduction. Quindi vorremmo tradurre il nostro 3 sat in un'istanza di K max independent set tale che la risposta sì no ci dia esattamente la risposta al problema originale. E vogliamo ridurre 3 sat a questo? 3 sat a questo? Sì. Bene. Come facciamo? Qua, questa qualcuno di voi l'avrà già vista perché appunto è stata fatta anche a lezione, comincia a diventare meno ovvio, perché da sat a 3 sat, quando io l'ho vista la prima volta, ci sono arrivato da solo, cioè sono riuscito a vederla così. Questa no, questa, finché non me l'ha spiegata,
non ci sono arrivate, e poi diventa sempre più difficile. Poi ovviamente uno ci fa l'occhio e riesce a cominciare a fare da sé. Quindi se riduciamo Trisat a K-Miss, qualcosa riusciamo a dire? Cioè, cosa concludiamo? Che K-Miss è più completo. Che K-Miss è più completo. Perché se Sat è minore o uguale di Trisat, perché l'abbiamo dimostrato, 3 sat è minore uguale di K-Miss, quello che dobbiamo dimostrare. K-Miss è minore uguale di sat, perché deriva dalla definizione che sat è NP completo. Okay. Vuol dire che sat uguale 3 sat uguale K-Miss come difficoltà, quindi sono tutti NP completi. Certo. Solo che questa riduzione deve essere spiegata per personaggio scientifico. Questa riduzione? Cioè non l'abbiamo vista in classe quest'anno. No, l'avete, ma ha detto che l'avete fatta. Comunque tanto la rifacciamo adesso. Allora, qua dobbiamo giocare un po' di fantasia. In generale le riduzioni quasi non è vero così sempre, però quelle base di solito vanno da o sat o tre sat a quel problema. E lo scopo, l'idea, è sempre cercare di codificare le variabili e i constraint come elementi di quel problema. Quindi se noi qua abbiamo nodi e archi, vorremmo fare delle strutture di nodi e archi che codificano le nostre variabili e le nostre clausole. Ovviamente come farlo non è assolutamente ovvio. Adesso vi ho fatto vedere 3 sat, da sat a 3 sat, che è abbastanza facile. Facciamo questa che è media, e se poi ci avanza tempo ne facciamo una che mi è stato detto che è facile, ma secondo me è medio difficile. Ok? E vediamo che è a click aumentanti, ma d'altronde è come la programmazione dinamica. C'è uno spettro molto ampio di difficoltà, là abbiamo fatto 4 lezioni, vi ho fatto vedere un po' tutto lo spettro man mano. Qua ovviamente non c'è il tempo, quindi vi faccio vedere un facile, un medio e un medio difficile, that's it. Ovviamente esattamente come la prima lezione, immagino, poi magari non è vero, però come la prima lezione di programmazione dinamica, che le cose sembra che escano per magia, poi in realtà una volta che uno ci sta, ci pensa, cosa, alla fine non c'è nulla di magico, ma sono processi che meno male sono sempre gli stessi, e quindi poi si riapplicano le stesse idee, si trova anche qui. Adesso ovviamente sembrerà che tiro fuori le cose dal cappello magico, però in realtà se uno ne fa tanti, se uno ci pensa, sono cose abbastanza ragionevoli. Va bene? Ok. Come si fa la riduzione da 3 sat a K-miss? Quindi noi partiamo da un N e una M, che sono N variabili e M clausole. La prima cosa che vi dico è che pongo K uguale a N. Quindi noi il problema a cui stiamo riducendo è: esiste un independent set di cardinalità almeno n? Ok? Che è un input del problema, quindi comunque il problema è k miss, però l'input fisso che l'input k sia uguale a n. M o n? N, numero di variabili. Fisso l'input a n. No, fisso il Kn, no, il cioè il set che voglio trovare, voglio che sia di cardinalità almeno n, dove n è il numero di variabili del trisat. Ok, cosa faccio poi? Come vi dicevo, nodi archi, in qualche modo devo codificarle queste variabili e queste clausole. Partiamo dalle variabili. Le variabili faccio la seguente cosa: per ogni clausola, ogni clausola abbiamo detto che ha 3 variabili, giusto? Che possono essere o negate o non negate. Allora io quello che inizio a fare è che per ogni clausola creo dei triangoli, quindi nodo, 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 creati da archi, e ogni nodo mi rappresenta una delle variabili all'interno di quel di quella clausola. Quindi se la mia prima clausola è, che ne so, se C1 è uguale a X1 or not X2 or X4, il grafo inizio a costruirlo in questo modo. Ci metto un triangolo
con x1, x2 negato e x3. E x3, ciao. X4. Quindi se poi c'ho la clausola c2 uguale a, che ne so, x2, sì, ciao, x è la seconda. X2 or x3 negato or x4, ci metto il triangolo x2. Posso avere x4 in due clausole? Certo. E se avessi le variabili che appaiono solo in una clausola, sarebbe banale il problema SAT. Le metti tutte a vero, tutta falsa in base a come appaiono, e è risolto. E x4. Se poi abbiamo, ne faccio 3, se abbiamo la terza clausola che ci dice, che ne so, x2 negato or x1 normale or x4 negato, questa roba diventa il triangolo x2 negato, x1 e x4 negato. Ok? Quindi primo step. In quell'ordine, no? Sempre in quel senso. No, lo fate a caso. No, no, l'ordine a caso non è importante. Ok. Notare. Su sto grafo che stiamo costruendo noi ci vorremmo risolvere max independent set, giusto? Ma se io ho un triangolo, quanti nodi di quel triangolo posso prendere al massimo? Nessuno. Come nessuno? Cioè deve essere indipendente dagli altri due. Un independent set è un insieme tale per cui per ogni coppia di elementi di quell'insieme non c'è un arco tra quei due elementi. Uno solo. Uno solo? Io per ogni triangolo posso prendere un nodo, perché se ne prendo due c'è un arco tra loro due. Però se ne prendo uno non ci sono archi. Quindi io già così sono riuscito a costruire un grafo in cui se ci risolvo max independent set sto selezionando un nodo per ogni triangolo. Ma cos'è un nodo? La variabile. Quindi l'idea è che io voglio forzare max independent set a selezionare per ogni triangolo la variabile che mi soddisferà la clausola. Ok? Tanto deve essere almeno una, quindi ne posso selezionare una. E quindi quello che voglio fare è che il mio independent set siano esattamente le variabili che mi vanno a soddisfare le clausole. Problema. Chi è che mi vieta di prendere qua x2 e qua not x2? È vietato? Dipende dalle altre due. No, finora no. No, se io faccio una soluzione dove prendo questo nodo e questo nodo, è una soluzione valida? No. Come no? Se posso prendere sia x2 sia non x2. No, di max independent set è una soluzione valida? Allora sì. Sì. Certo che sì. Se lo posso è una soluzione valida perché sto il max independent set qua è 3. Quello è un insieme di 3, sono indipendenti e quindi è una soluzione valida. Il problema, giustamente, è che però non mi va bene col mapping che sto facendo, perché il significato che sto dando ai vertici sono le variabili. Ma allora io non posso prendere x2 e non x2, perché se no è una soluzione inconsistente. Allora come faccio a forzare di dirgli non prendere due variabili che cozzano tra di loro? Ma come faccio? Come faccio a codificarlo nell'istanza di max independent set? Qual è la cosa che mi può far dire non prendere entrambi questi? Un arco che li collega. Un arco che li collega. Se io ho un arco che collega due nodi, io non potrò mai prenderli entrambi, perché non rispettano la definizione di independent set. Quindi cosa faccio? Per ogni variabile collego tutti quanti
i negati a tutti quanti i positivi. Tipo, x1 dove appare? X1 appare solo qui e qui. Devo collegare tutti i negati e tutti i non negati. Qua non negati non ce ne sono, quindi non devo fare niente. X2, x2 appare qui, qui e lì. Cosa devo fare? Devo collegare tutti i negati e tutti i non negati. Negati ce ne sono due, non negato ce n'è uno, e quindi devo fare due archi. Questo e questo. X3, x3 appare qui e basta. Ok, bello. Non ci sono non negati, quindi non devo fare niente. X4, x4 appare qui, qui e qui. Ci sono due non negati e un negato, devo collegare tutti i negati e tutti i non negati, quindi devo fare solo due archi. Ovviamente se avessi avuto 2, 2, quanti archi dovevo fare? Sono due negati e due non negati, quanti archi saranno? Saranno 4. 4? Perché devo collegare tutti i negati a tutti i non negati. E in questo modo io ho vietato che x2 sia preso con x2 negato. Perché se li prendo entrambi adesso mi violano l'independent set. Ma allora adesso se io risolvo il problema di max independent set, non solo trovo una variabile per clausola che me la soddisfa, ma sono anche sicuro che non ho contraddizioni. Perché ho messo gli archi che mi permettono di assicurarmi di non avere contraddizioni. Ad esempio, quale può essere una soluzione? Che ne so? Per dire, se io qua prendo x2, in questo modo non posso più prendere x2 negato, perché sennò non sono indipendenti. Posso prendere, che ne so, x4 negato, e posso prendere, e a questo punto, a questo punto qua sono obbligato a prendere x1, per questi due, questo è collegato a questo, quello è collegato a quello, e quindi qua sono obbligato adesso a prendere x1. Quindi la domanda è: una volta trasformato, esiste un independent set di cardinalità almeno 3? Perché n qua era 4. Sì, perdon, m non n, ho detto una cagata, m, cioè k è uguale a m, non uguale a n, è uguale al numero di clausole, non al numero di variabili, ho sbagliato io. Quindi quelle clausole erano 3, quindi esiste un independent set di cardinalità almeno 3? Sì, quindi vuol dire che il problema originale è risolvibile, che la risposta al problema di Trasatta è sì. Tra l'altro, come faccio? Beh, metto x4 negato, metto x2 positivo e metto x1 positivo, e se vado a sostituire ovviamente saranno tutti quanti soddisfacibili. Quindi io così ho ridotto 3 sat a k max independent set. Come? Imposto k uguale a m, al numero di clausole, faccio per ogni clausola il triangolo che mi mette le... il triangolo che mi rappresenta i tre letterali all'interno della clausola, e in questo modo sono sicuro che ne prendo solo uno che poi mi soddisfa la clausola, e poi metto archi tra tutte le contraddizioni in modo che independent set non le prenda. Ma m uguale 3 vuol dire 3 clausole con 3 elementi, con 3, no, n è il numero di variabili e m è il numero di clausole, e tutte le clausole hanno esattamente 3 letterali perché è 3 sat. X1 e X1 negato è una variabile o sono due? Cioè in generale? Ah, è una. È una. X4 all'inizio abbiamo preso a caso. Ma adesso io ho fatto una soluzione a caso, ce ne saranno tante altre, nel senso. Però la domanda è, esiste un independent set di cardinalità almeno 3? Sì. Sì, quindi la risposta è sì. E tra l'altro c'ho anche il certificato. Il certificato è l'independent set. E ho trovato anche una soluzione del 3SAT. Perché tra l'altro un'altra cosa che non abbiamo visto però che c'è: se io trovo il certificato del problema,
se io ho una riduzione da A a B, ok, quindi qua c'ho un 3 sat da 3 sat a max independent set, se faccio una, però solo con le carp reduction, con le k reduction, se io trovo un certificato di B, allora posso calcolare anche il certificato di anti polinomiale. In questo caso è banale, in questo caso è proprio banale vederlo. Invece con le Turing reduction non è assicurato, non è assicurata questa cosa, che è il motivo per cui le carp, se Romeo ha detto carp, le carp reduction sono più restrittive, ma sono anche più potenti. Ti permettono anche di garantirti che puoi risalire al certificato del problema originale. Bene. Adesso guardiamo l'ultima, quella medio difficile. Ups. Come prima parto con introdurre il problema. Ah no, 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 prima esercizio per voi. E se io avessi voluto ridurre sat a k miss, come facevo? Riduco sat a 3 sat. No, voglio farlo direttamente. Io voglio ridurre direttamente sat a k miss. Come faccio? Invece che avere un triangolo, ho un grafo. Fatto come? C'è un grafo gigante, cioè con quante variabili. Ah. Ma fatto come? E dipende da. Dipende da come è fatto SAT, dalle stanze di SAT. Ogni clausola ha un tot di numeri di variabili dentro. Sì. Quindi è un poligono con angoli di numero di variabili. Quindi invece di fare un triangolo fai tipo un quadrato, un quadrato, un pentagono. Un esagono. Sbagliato. E poi devo collegare tutti dentro. Ok, oh, ok. Devo fare un grafo completo. Che devo collegare tutto dentro. Ah, beh, sì, sì. Perché? Perché se io faccio un solo il contorno, nessuno mi vieta di prendere due variabili in una clausola. Quindi se io tipo voglio ridurre direttamente sat a k miss, posso farlo. E come faccio? Devo collegare tutti ovviamente. E che devo faccio invece dei triangoli, faccio dei poligoni totalmente collegati, chiamati grafi completi. In questo modo mi assicuro che comunque ne prendo solo una, perché ognuno è collegato a tutti gli altri, quindi non sarebbero indipendenti se ne prendo due. Va bene? Per ogni clausola, per ogni clausola, certo. E poi collego tutte le contraddizioni. Ma quindi il fatto di collegarle lo scelgo io. Beh, abbiamo scelto tutto noi. Cioè, siamo noi che abbiamo fatto questa riduzione, non è che ce l'hanno imposta. E poi tra l'altro non hai detto neanche che sia l'unica, questa è una riduzione possibile. Bene. Quindi di solito si possono fare anche appunto magari direttamente da SAT, magari sono un pochino più grosse, magari sono un pochino più complicate. Ok. Sì. Facciamo. No, ve ne faccio una extra. Facciamo una extra. Ma comunque nessuno di queste è soluzione, perché sennò abbiamo una soluzione di SAT, quindi. Eh? Cioè non abbiamo una soluzione in tempo finito di. Non abbiamo una. No, il tempo polinomiale. E certo, perché sono NP completi, se avessimo una soluzione polinomiale per uno qualunque di questi, sapremmo risolvere SAT. E quindi poi tutti sono. Cioè, il fatto che noi stiamo creando questa classe che si chiama NP completa, che sono tutti quei problemi che se ne sappiamo risolvere anche solo uno, allora tutto collassa. E dici, cavoli, cioè, ne avranno trovati tanti in questi anni di questi problemi. Sì, ce ne sono tantissimi e per nessuno sappiamo un algoritmo polinomiale.
quindi l'obiettivo è fare un insieme gigante e poi sperare che qualcuno risolva il numero. Se, se credi che P uguale NP, certo. Beh, d'altronde, allora, se dimostri sia in positivo che in negativo P uguale NP, il premio è di $1,000,000 per i problemi del millennio. In realtà è molto poco. Sì, infatti. Perché se tu trovassi un algoritmo polinomiale per SAT abbastanza efficiente, tipo n quadro, n cubo, avresti un pool per spaccare l'intera crittografia simmetrica moderna. Qualunque cosa. E quindi secondo me, molto il fatto che ti beccano istantaneamente se, se non sei... però secondo me il bounty vero si aggira, facendo cose illegali però, si aggira almeno... almeno sull'ordine delle decine di miliardi, quello facilmente ottenibile. Cioè se, se uno trova un algoritmo, se uno dimostra più uguale NP trova un algoritmo efficiente, in pochi minuti può tranquillamente svuotare decine di miliardi di dollari di valore. E questo è un problema importante, perché faccio una piccola tangente. La crittografia, allora, ci sono due tipi di crittografia. C'è la crittografia simmetrica e la crittografia asimmetrica. Ok? Poi ci torniamo alla complessità computazionale, cioè è collegato, non è una tangente indipendente. La crittografia simmetrica è quella che un po' tutti hanno nella testa. Io voglio mandare un messaggio a Francesco. Noi abbiamo entrambi una qualche chiave uguale, io prendo il messaggio, lo cifro con la chiave, con l'algoritmo che preferisco, lo mando a Francesco, anche se qualcuno lo intercetta in mezzo, se non ha la chiave non può aprirlo, arriva Francesco, lui c'ha la stessa chiave, decifra e legge il messaggio. E questa cosa è computazionalmente sicura, cioè ci sono, anzi c'è un particolare schema di cifratura simmetrica che si chiama OTP, che è proprio matematicamente dimostrato che è indecifrabile senza la chiave, che è quello che di solito si usa per le comunicazioni, quelle veramente importanti, tipo durante la guerra fredda gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si erano scambiati appunto dei libri con dei caratteri random che faceva da chiave di OTP e si mandavano i messaggi in questo modo, e in questo modo senza quei libri erano matematicamente indecifrabili, non potevi fare analisi statistiche tipo su Enigma, non potevi fare niente, quello è proprio sicuro. Però è un po' un inconveniente, perché se io e Francesco non riusciamo a incontrarci prima di scambiarci il messaggio, come facciamo a scambiarci sta chiave in modo sicuro? Qua è dove è stato fatto il miracolo matematico dell'invenzione della cifratura asimmetrica, inventata da Rivest, Shamir e Alderman, non mi ricordo, RSA comunque, che hanno trovato uno schema tale per cui ogni persona ha due chiavi. Una che si chiama una chiave pubblica e una che si chiama una chiave privata, che sono collegate tra di loro, poi vediamo come. E quindi io ho la mia coppia di chiave pubblica privata e Francesco ha la sua coppia di chiave pubblica privata. La magia matematica è che se un messaggio che voglio mandare a Francesco, cosa possiamo fare? Entrambi pubblichiamo le nostre chiavi pubbliche, tutti quanti sanno le nostre chiavi pubbliche, non è importante. Dopodiché io uso la chiave pubblica di Francesco per cifrare il messaggio. A quel punto l'unica chiave che sarà in grado di decifrare quel messaggio sarà la chiave privata collegata a quella pubblica, però l'unico che ha la proprietà è Francesco, quindi io gli posso mandare il messaggio, chiunque può vedere questo messaggio cifrato e sa la chiave pubblica di Francesco, ma gli serve la privata per decifrarlo, e una volta che arriva Francesco lui usa la sua privata per decifrarlo. Se vuole rispondermi cifrerà il messaggio con la mia chiave pubblica, lo manderà, e poi a quel punto io lo decifro con la mia privata. Questo schema RSA si basa sulla seguente cosa.
la chiave pubblica contiene un numero, un enorme numero, e la chiave privata contiene la fattorizzazione di quel numero. Questo è lo schema RSA che viene usato ancora oggi. Quindi tutti quanti sanno qual è quel numero, ma solo io so qual è la fattorizzazione. E a quel punto uno dice, cavolo, è fatta. Io prendo la chiave pubblica di 1 e fattorizzo. Problema? È un problema NP. L'altro non lo fanno come, magari come prodotto dei primi giganteschi. In realtà poi quello che si fa è che prendi due, di solito le chiavi adesso moderne, prendi due primi a 2048 bit e li moltiplichi e ottieni un numero a 4096 bit. Questo è lo standard moderno. Quindi è un numero, è proprio un numerone grosso, grosso, grosso. Tanto comunque è molto più grande, perché adesso comunque anche con i supercomputer non fattorizzi più di numeri magari a 600-700 bit. E comunque siamo proprio super computer, super super. Quindi comunque siamo ben, ben oltre il limite. Però se P fosse uguale a NP, io so fattorizzare le chiavi pubbliche. E quindi ho appena spaccato la cifratura simmetrica. Quindi se qualcuno scoprisse questa cosa, non lo dovremmo sapere in modo pacifico. No. Cioè, diciamo, trovi a banca vuota, qualcuno. Poi in realtà questo, poi c'è un problema ulteriore, che il problema della fattorizzazione non è NP completo. Anzi, è proprio dimostrato che non fa parte di NP complete. È in una classe più piccola che si chiama BQP, che sono i problemi risolvibili con probabilità molto alta in tempo polinomiale da un computer quantistico. Che vabbè, una roba. Però anche lì ci sono problemi, per cui nella realtà è attualmente impraticabile. Faccio una piccola tangente, una tangente, però la chiudo subito. Se tu devi processare 1 miliardo di bit con un computer classico, quindi con un normale computer, puoi farlo per batch. Puoi prendere i primi 64 bit, fare quello che ci devi fare, prendere quelli dopo, farci quello che ci devi fare, poi magari ci puoi anche tornare. E quindi i processori moderni sono a 64 bit, perché tanto possono fare la roba in batch così. Un computer quantistico, se deve processare 1 milione di bit, deve avere 1 milione di qubit. Deve essere proprio un processore a quel numero di qubit. L'attuale algoritmo migliore conosciuto per fattorizzare con un computer quantistico un numero, e lo fa in tempo polinomiale con un computer quantistico, necessita di n quadro qubit, dove n è il numero di bit del numero che vuoi fattorizzare. Ma quindi se n è 4096, n quadro è 16 milioni. Quindi per fattorizzare una chiave moderna RSA serve un computer quantistico con 16 milioni di qubit. L'attuale credo che sia 150. Infatti il numero più alto, l'attuale record mondiale di un numero fattorizzato da un computer quantistico è il numero 141. Se non sbaglio, cioè è comunque 11x13. Ricordo se faccio il calcolo. Quanto fa 11x13? 130, 141. No, scusa, 11x13 fa 10x13 che fa 130, più 13 che fa 143. Pardon, sì. Okay. Il record mondiale è attualmente che hanno fattorizzato il numero 143 con un computer a appunto 150 qubit, una roba del genere. E non è neanche scontato che possa mai esistere un computer con così tanti qubit, perché ci sono problemi fisici proprio del fatto che questi qubit perdono coherence, cioè non sono un fisico, quindi non so di preciso, però ci sono problemi a scalare. Quindi cioè, c'è tutta una roba sulla computazione quantistica che secondo me è un po' una bolla. Però effettivamente si può risolvere in tempo polinomiale con un computer quantistico, solo che è impraticabile. Però anche se dici ok, poi è stato inventato uno schema sulle curve ellittiche, che anche quello si usa oggi, che però comunque è risolvibile polinomialmente dal computer quantistico. Adesso cominciano a esserci i primi post-quantum, che chiamano post-quantum asymmetric cryptography algorithm, che sono algoritmi che, per cui non è nota, non è che non esiste, non è nota una soluzione quantistica polinomiale,
che ti permette comunque di fare la cifratura simmetrica. Il problema che rimane alla base di tutto questo è che comunque qualunque di questo schema, chiave pubblica e chiave privata, dovrà sempre essere un problema NP, perché ci deve essere questa asimmetria di passare dalla privata alla pubblica facile e passare dalla pubblica alla privata difficile, che è la simmetria tipica di NP. Quindi se un domani si scoprisse NP uguale NP con un algoritmo a bassa complessità, la crittografia simmetrica moderna non esiste più. Però comunque probabilmente non succederà, perché il consenso è che P sia diverso da NP. Però questo per dire che sono problemi teorici che però, se risolti in un certo modo, hanno ricadute pratiche enormi. Ok. Tipo, scusatemi perché non sono un esempio, tipo un altro problema che è NP completo è protein folding. Protein folding è il problema, magari adesso lo dico non precisissimo, ma tu c'hai la sequenza del DNA, il DNA sono istruzioni per come fare folding delle proteine, e vuoi predire come folderà questa proteina. Questo è un problema NP completo, un noto problema NP completo, e fare queste predizioni sta alla base per sviluppare medicinali per tumori, per tante altre cose. Però è un problema NP completo, quindi dall'altra parte, se sapessimo risolvere, sapremmo trovare cure molto più velocemente. Quindi di nuovo sono problemi teorici che però, se risolti, hanno delle conseguenze pratiche enormi. Se risolti in positivo, se risolti in negativo, cambia niente, perché adesso in realtà viviamo come se fosse negativo, perché non abbiamo la soluzione. Parentesi chiusa. Problema min vertex cover. Allora, sempre il problema su grafi. Quindi abbiamo un grafo semplice. Ok. Cos'è una vertex cover? Una vertex cover è un insieme di nodi tali che ogni arco poggia su almeno uno di questi nodi. Quindi vogliamo prendere un insieme di nodi tali che, se prendiamo un qualunque arco, c'è un nodo collegato a questo arco. Tutti gli archi devono essere coperti con dei nodi. Quindi min vertex cover sarebbe il... Questa è una vertex cover, quella che ho spiegato adesso. Min vertex cover è il più piccolo set di nodi che rispetta questa proprietà, perché banalmente, se prendono tutti quanti i nodi, è rispettata. Min vertex cover è il problema di qual è il numero minimo. Il più piccolo set di nodi tali che? Tali che tutti gli archi poggiano su almeno uno di questi nodi. Cosa? Questo è 3. In che senso 3? 3 nodi. Ah, non lo so. Sarà... Sì, forse 3. Forse 3. Bene. Min vertex cover, quindi il minimo. Ok. Domanda, è un problema di decisione? Così no. No? Come facciamo a renderlo un problema di decisione? Chiedo se esiste un set di nodi di vertex cover di dimensione minore maggiore di... Minore o maggiore? Minore. Adesso prima abbiamo usato almeno, adesso useremo al massimo. Al massimo e minore sono la stessa cosa? Cos'era più? Vi do un'altra opportunità, rewind. Come facciamo a renderlo un problema di decisione? Ci siete, dovete solo usare le parole giuste. Esiste un vertex cover di al più k nodi? Punto. Questo è un problema di decisione. La risposta è sì o no. Il certificato è il vertex cover.
Ok, vogliamo dimostrare l'NP completezza. Come facciamo? Dimostriamo che un problema che sappiamo se essere NP completo sia riducibile a questo. Esatto. A voi pensare quale? Dobbiamo trovare un problema che è NP completo, sappiamo già essere NP completo, che sia riconducibile a questo qui. Posso fare quello che abbiamo appena fatto, però cioè al contrario, nel senso che in quello prima dobbiamo vedere quelli che non erano collegati dagli archi. In questo caso vediamo quelli collegati. Solo che la risposta sarà male. Non ho capito. Ma nemmeno io. Tu cos'era quello di prima? Quello di prima cosa? La riduzione di prima dici? Max Independent Set. Ah, ok, tu vuoi partire da Max Independent Set? Ok. Il modo poi. Mi sta bene? Quindi la riduzione che vogliamo fare è da K max independent set a K min vertex cover. Tra l'altro i K non devono essere uguali ovviamente, ci potete decidere voi. Cioè, il K del max independent set è fissato, voi potete decidere il K del min vertex cover. Triangoli. Ok. Per quella era la riduzione da 3 sat. Ah, ok. In realtà, cioè, dei tre problemi che abbiamo in saccoccia, per quello ci abbiamo sat, 3 sat e max independent set, giusto? Che sono i più completi. Il primo step era decidere da quale partire. In realtà non so se l'hai detto per sbaglio, se l'hai detto con convinzione, ma K max independent set è quello giusto. Questo per farvi vedere che partiamo da uno diverso per dimostrare la più completezza di un altro, cioè che non bisogna per forza partire da SAT, ma si può trovare una soluzione più semplice partendo da uno più avanzato, diciamo. La domanda è come? Quindi noi in input abbiamo il K e il grafo del max independent set. Vogliamo determinare se esiste un max independent set, se esiste un independent set che è maggiore o uguale di K. Per farlo vogliamo trasformare il problema di min vertex cover, dove impostiamo noi il K, e se la risposta sarà sì, allora deve essere sì anche quella originale, se no deve essere no anche quella originale. Un aiutino. E che c'è solo un aiutone da darvi. Dobbiamo mostrare che K max. Allora no, vi do un aiutazzo. Il grafo rimane intatto. Il grafo non va modificato in nessun modo. Non va trasformato in nessun modo. C'è solo da ragionare, ma il grafo non va trasformato in alcun modo, possiamo usarlo così com'è.
cambio gami tra vertex cover e il pendolo, per dire qual è il tuo cambio. Ci sarà una relazione tra il discovery independent set e il vertex cover. Forse l'unione di un vertex set, un vertex cover relativo independent set è uguale a tutti i nodi. Sì, un pochino più preciso, e dimmi il perché anche. Perché nell'independent set ci sono nodi nell'independent set ci sono nodi che non sono toccati da, che tra nessuna coppia di nodi c'è un arco? Sì. Quindi? Ridico un attimo la strada, perché hai imbroccato la strada giusta. Ha detto, ma secondo me, e lo dico un po' meglio, secondo me il complemento sui nodi di un independent set è una vertex cover. Cioè, se io ti do un independent set qualunque e ti prendi, e prendo il complemento dei nodi, cioè tutti i nodi che non ho preso, quella è una vertex cover. Questo è il claim, che è vero per la cronaca, però mi dovete dire perché. Tra l'altro, aspettate, prima di dirmi perché, assumiamo che sia vera questa cosa, come faccio a fare la riduzione? Non ho capito. Il claim è, se io prendo un independent set, quindi che ne so, questo e questo, il complemento dei nodi, quindi questo, questo e questo, formano una vertex cover. Questo è il claim. Che se io prendo un qualunque independent set e faccio il complemento dei nodi, allora ottengo una vertex cover e viceversa. Questo è il claim, che è vero. Poi mi dovrete dire perché, ma è vero. Assumendo che sia vero, come faccio a fare la riduzione? Il min vertex cover avrà la stessa cardinalità del max. No? Quasi? Il totale dei nodi meno. Meno, perfetto. Quindi, ripeto, la riduzione si fa nel seguente modo. Il grafo lo tengo uguale. Se io mi chiedo, esiste un independent set di cardinalità almeno K? La domanda che devo fare dall'altra parte è, esiste un vertex cover di cardinalità al più n-k? Perché se il claim è vero, se il claim che esiste il complementare è un independent, cioè il complementare di independent set è una vertex cover, per esistere una vertex cover, esiste un independent set di cardinalità al meno k, se e solo se esiste una vertex cover di cardinalità al più n-k. Cioè col claim diventa banale questa cosa. Adesso mi dovete giustificare il claim. Perché se io ho due nodi collegati in un arco e il complemento, allora quell'arco non lo potrò mai prendere. Sì, però questa è una condizione necessaria, non sufficiente. Beh, essenzialmente noi partiamo da un grafo connesso, giusto? E se noi togliamo i nodi che fanno parte di un independent set, sì, noi elimineremo dei nodi. Pensa a cosa succede agli archi collegati a questi nodi. Non ci sono archi tra le coppie di nodi dell'independent set, quindi, e quindi tutti gli archi vengono preservati. E quindi tutti gli archi hanno ancora un vicino. Sì, esatto. Se noi partiamo da un independent set, noi sappiamo che non c'è nessun arco tra i nodi che abbiamo preso. Ma quindi anche se levassimo quei nodi, vuol dire che ogni arco è ancora collegato a almeno un nodo. Quindi se prendiamo tutti gli altri nodi, siamo sicuri che tutti gli archi sono coperti. Questa è la dimostrazione. Bene, e quindi con questa è una dimostrazione di NP completezza che non parte da SAT. Adesso che stiamo espandendo il calderone dei problemi NP completi, in realtà possiamo partire anche da problemi che non sono SAT, ma che sappiamo essere NP completi. E in questo caso c'è una riduzione banale, in modo del fatto che ti devi accorgere che sono uno il complemento dell'altro.
E quindi abbiamo dimostrato che anche min vertex cover è NP completa. K min vertex cover è NP completa. La dimostrazione della relazione qual è? La dimostrazione è che se tu hai un qualunque independent set, per definizione non ci possono essere archi tra i nodi di questo independent set. Pensa di levare questi nodi dal grafo. Ogni arco deve rimanere ancora collegato ad almeno un nodo. Quindi se prendi tutti i nodi rimanenti, quella è una vertex cover. Okay. Di cardinalità n meno quelli che hai levato. Quindi esiste un independent set di cardinalità almeno k, se e solo se esiste una vertex cover di cardinalità al più n meno k. Esatto. Bene, e con questo passiamo all'ultima, quella medio difficile che dicevo prima. Parliamo di Hamiltonian path. Percorso hamiltoniano. Hamilton non è l'ex corridore di Formula 1, ma è un matematico, per la cronaca. Allora, problema su grafi, anche lui. Molto innocente, sembra molto innocente questo qua. Abbiamo un grafo. Abbiamo un grafo. E la domanda è: esiste un percorso in questo grafo? Possiamo fare anche che parte da S e arriva in un T. Poi in realtà sì, lo faremo in questo modo, quindi lo faccio così, ma si può levare poi volendo. Però facciamo così. Esiste un percorso che va da S a T, che passa per tutti i nodi esattamente una sola volta? Io voglio fare un percorso da S a T, che però voglio che passi da tutti quanti i nodi una sola volta. In questo caso la risposta è sì, esiste. Che è pa 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 pa. Però tipo... adesso ne faccio uno banale, ma tipo qua invece la risposta è no. Perché per fare un percorso che passa da tutti i nodi dovrei fare bam 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 bam, però sono passato due volte da S. Se hai più di uno non mi interessa. Eh? Se hai più di uno non mi interessa. Chiede solo, esiste uno? Esiste un percorso che va da S a T che passa da tutti i nodi esattamente una sola volta? Questo è il problema del percorso hamiltoniano. Che dici, cazzo, faccio? Cioè, nel senso, faccio il disegnino, eh? E ne è più completo anche lui. Anche questo innocente problema è ne è più completo. E vogliamo dimostrare la sua NP completezza e partiremo da SAT. Quindi vorremmo ridurre SAT a questo problema e ci saranno un po' di trick magici. Ok? Tra l'altro, piccola parentesi. Esistono tipo due tipi di percorsi di questo tipo. Ci sono i percorsi hamiltoniani e i percorsi euleriani. Hamiltoniano è che deve passare da tutti quanti i nodi una sola volta, una sola volta. Euleriano è che deve passare tutti gli archi una sola volta. E c'è una differenza allucinante. Hamiltoniano è NP completo, euleriano è in P ed è pure una cazzata. E quindi tanti problemi, anche avete visto 2 SAT, 3 SAT, cambi poco e diventano problemacci. Ok, quindi vogliamo fare la riduzione SAT ham path. Come facciamo?
Quindi avremo il nostro bel avremo il nostro bel sat che avrà n variabili e m clausole. Ok, sì, ci sono. Avremo il nostro sat che hanno variabili e clausole. Come al solito vorremmo trovare un modo per codificare queste variabili e queste clausole all'interno del grafo, su cui poi vogliamo trovare appunto che la soluzione di sat deve esistere se e solo se esiste un percorso hamiltoniano in questo grafo che facciamo. Ok? Bene, come facciamo questo grafo? Partiamo da un nodo S. Ok? Lo faremo per righe questo grafo e avremo tante righe quante sono le variabili. Ok? Quindi avremo, diciamo, un nodo x1, un nodo x2, un nodo x3 e così via, e poi alla fine avremo un nodo t, che è dove vogliamo arrivare. A destra invece avremo un nodo not x1, not x2, not x3 e così via. Ok? Quindi per ora abbiamo fatto semplicemente la sorgente, la destinazione, la partenza e la destinazione e poi due nodi per ogni variabile. Bene? Ok. Qual è l'idea? L'idea è che il valore che vogliamo prendere per ciascuna variabile è il primo nodo dei due che visitiamo nel percorso. Quindi se noi prima visitiamo x1, vogliamo prendere la versione positiva, cioè vogliamo fare true. E se invece partiamo da x1, vogliamo prendere la versione negativa. Ok? Bene. Come facciamo? Cominciamo a mettere... Ah, tra l'altro è direzionato. È direzionato questo... questo grafo. Ok, dicevo, quindi noi vogliamo mettere... ok, partiamo da S. S deve decidere se andare in x1 o x2. In x1 o x1 negato. E poi ci mettiamo che vanno giù tutti gli archi che ci permettono di continuare col negativo o continuare con un positivo. E così, così, che incrocia e così via. E poi l'ultimo xn e xn negato ci avranno che vanno in t. Ok? Però ovviamente così non posso trovare un percorso hamiltoniano, perché se vado in x1 non potrò mai più passare in x1 negato. Ok? Quindi faccio questo percorso, ma non ce la faccio. Qual è la seconda idea? La seconda idea è che voglio mettere due percorsi che mi collegano in una direzione o nell'altra x1 x1 negato. Così posso visitarli entrambi e il primo che visito è il valore che voglio assegnare. Ok? Però così, perfetto, ho fatto questo percorso, ho dato il significato all'ordine che l'ho visto, però, cioè, fa un percorso a cazzo di cane, cioè nel senso, non è che mi soddisfa le clausole. Come faccio con le clausole? Quello che voglio fare sarà avere un nodo per ogni clausola. Ok? E mettiamo che tipo C1 sia, che ne so, X1 or bababam, sti cazzi. E C2 sia X1 negato or sti cazzi. Ok? Allora, cosa faccio? Tra le variabili creo un salsicciotto, non so come chiamarlo meglio di così.
creo un salsicciotto, ok, che deve essere lungo, adesso capite cos'è un salsicciotto, perché ho detto così non dire un cazzo, che deve essere lungo almeno 2m nodi. Il salsicciotto è fatto nel seguente modo. Ok? Che poi si collegherà qui e qui. Quindi faccio questo salsicciotto. Ma per tutti? Per tutti, sì. Per ciascuna delle due nodi delle variabili creo questo salsicciotto tra di loro che deve essere lungo 2m nodi, dove m è il numero di clausole. Bene, quindi adesso ho creato sto ponte che dicevamo, e quindi se io faccio s, decido che x1 deve essere vero, vado di qua, poi posso percorrermi tutto quanto il salsicciotto, quindi visto tutti quanti i nodi del salsicciotto, e poi vado in x1, ok, vado in x1, così ho visto tutto quanto la riga, e poi posso scegliere se prendere x2 negativa o positiva. Ma il nodo di mezzo come li chiamiamo? Ma però non li chiamo in nessun modo. Poi in realtà sì, tipo il fatto che sono, devono essere due nodi per ogni clausola, quindi ci saranno i primi due che saranno quelli della prima clausola, i secondi due che saranno della seconda clausola, e così via. Ok, quindi questo sarà tipo il nodo, boh, chiamiamolo C11, C12, no, in realtà questo C11 primo, perché poi qua ci sarà C12, C1, beh, sti cazzi, chiamateli come volete. Comunque questi saranno quelli collegati a C1, questi saranno quelli collegati a C2 e così via. Tanto me ne serve un'altra perché sennò non posso fare l'esempio. Puntini, ok. Quindi qua ci avremo C2 1 e C2 1 primo, ok? Quindi è quello della clausola 1 sulla variabile 1 e poi il secondo, che è clausola 1 variabile 1 primo. Bene. E finora, vabbè, le abbiamo assegnate, non abbiamo ancora fatto un cazzo, ok? E quindi qua ancora sceglierà variabile a caso e barabim barabam. Qual è il genio? Adesso la cosa che dobbiamo fare è sfruttare queste informazioni che abbiamo codificato in questo grafo per cercare di assegnare ad ogni clausola una variabile che la soddisfi. Prendiamo C1. C1 è soddisfatta se X1 è vero, se c'è altra roba, sti cazzi, ok, ma se X1 è vero. Cosa faccio allora? Io ho detto che X1 è vera se parto da di qua e vado verso destra. Allora cosa faccio? Nel primo nodo di C1 ci metto un arco che va al nodo C1 e faccio un arco che esce e va al secondo. In questo modo, se questa è vera, quindi sono partito così, io posso andare nella prima metà di questo coso e poi posso andare a visitare il nodo della clausola 1, perché i nodi devo visitarli tutti. E quindi io voglio che in un nodo entro con una variabile che lo soddisfa. E questa cosa però la posso fare solamente se x1 era vera, perché se x1 è falsa, io lo sto percorrendo in questo percorso, in questa direzione, e quindi non posso andare e tornare. Perché se vado da qua, poi torno in un nodo che ho già visitato. Ovviamente il contrario, se invece lo soddisfa x1 falsa, io metto l'arco di partenza in quello destra e l'arco di ritorno in quella sinistra. In questo modo può essere visitato solo se vado in una direzione opposta. E lo faccio ovviamente per tutte le variabili nella clausola. Quindi ogni clausola avrà numero di letterali nella clausola archi entranti e numero di letterali archi uscenti. E quindi io qua ho codificato le scelte che ho fatto.
con questi archi vado a soddisfare le clausole, il percorso hamiltoniano c'è solamente se visito tutti quanti i nodi una sola volta, e quindi tutte le clausole devono essere soddisfatte. Questa è la deduzione. Qua comincia a essere un po' magia nera. Quindi io ho creato questo grafo che, attenzione, deve avere dimensione polinomiale, perché sennò non sarebbe una dimensione polinomiale, perché io ho tempo polinomiale per darlo all'oracolo, perché qua ho creato tanti nodi ma sono un numero di nodi che è polinomiale in n ed m, perché ho creato 2n più 2 più m più n per m per, più 2 per n per m, che sono i salsicciotti in mezzo, 2 per n per m. I nodi in mezzo devono essere 2m. 2m. Sì. Perché appunto mi serve che siano 2 per clausola, perché se la clausola, se il letterale è positivo, devo mettere l'arco uscente nel primo e l'arco entrante nel secondo. Se il letterale è negativo, devo mettere l'arco uscente nel secondo e l'arco entrante nel primo. Poi devo fare, in modo da far rispettare la direzione che ho scelto. Devo mettere i due della clausola, due nodi ulteriori all'esterno. No, beh, non 2, m. Sì, dipende dalle clausole. Dipende da quante clausole sono, m. Sì. E fare un arco che entra e un arco che esce nei nodi del salsicciotto che me lo verifica. Nei nodi del salsicciotto corrispondente a quella clausola, nella variabile del letterale di quella clausola. Okay. Se è positivo, da sinistra verso destra. Se è negativo, da destra verso sinistra. Ok. E così ho entrambi i certificati. Sia Hamilton-Path che Sutton. Come al solito, se risolvo il percorso hamiltoniano, se mi dice sì, ho il certificato, perché cos'è? Basta che guardo il primo dei due che mi ha visitato. Mm-hmm. Se no, e no, se no non ho il certificato, ma so che non esiste soluzione al SAT. La soluzione al SAT esiste solamente, esiste se e solo se esiste il percorso hamiltoniano su questo grafo. E con questo ho dimostrato che Hamiltonian path è un problema in epi completo, perché ho ridotto SAT a questo. Hamiltonian path è un problema in NP, perché il certificato è il percorso che posso verificare in tempo polinomiale, e quindi ho appena dimostrato che Hamiltonian path è NP completo. E come dici giustamente, questa qua comincia a essere un po' magia la prima volta che si vede. Cioè, non è che pensi al salsicciotto mentre fai l'esame. E però anche qui, facendone, poi le idee sono sempre le stesse, bene o male. Cioè, per quelli facili perlomeno, perché poi quelli difficili ci sono tanti problemi aperti che, ma come le programmazioni dinamiche, ci sono tanti problemi aperti che invece ti devi proprio cervellare e devi trovare la nuova idea per riuscire a risolverli. Però quelli noti, alla fine le idee sono quelle. Quindi all'esame ci darà... Riduci questo problema a questo problema, o dimostra che questo problema è più completo. Se ti dice riduci questo problema a questo problema, devi fare la riduzione polinomiale, sai già tra quali problemi. Se ti dice dimostra questo problema è più completo, devi partire da uno dei problemi che sai essere NP completi e ridurcelo a quello. Questi sono i due esercizi tipici di complessità computazionale che mette. Più roba un pochino più difficile, però a quel punto. Poi non chiede tempo e memoria. No, su questi no. E su complessità computazionale no. Di solito, che io abbia visto perlomeno. Ma che ne abbiamo parlato all'inizio. Che io abbia visto sulle deduzioni no. Bene. Ci sono domande? Detto ciò, allora con questo abbiamo finito la lezione su complessità computazionale. E con questo abbiamo finito il corso.